Allora, grazie a tutti, accomodatevi. Allora, iniziamo questo evento. Per noi è arrivato al terzo anno, è la terza edizione. Ad Otto il Fiume è un progetto che parte da tanto lavoro, tanta sacrificio di lavoro da parte di Edoardo Roberto, ingegnere. Faccio un applauso. Grazie. Intanto saluto le autorità, prima il comandante della Guardia Costiera di Fiumicino, capitano di vascello, dottor Giuseppe Strano. Grazie. Past governor Roberto Scambelluri. Poi l'assistente del governatore Monica Merichelli, del 2080, Guido Franceschetti, che ci saluta, poi ci direi due parole. Abbiamo ovviamente qui accanto il testimonial, il regista Giuseppe Aquino, che io ringrazio. Abbiamo i due presidenti, cioè io sono presidente di quest'anno, finisce a luglio, e passerà il testimone a Andrea Uneddu, che è il presidente incoming. È già stato, il Rotary prevede addirittura che già si sa l'anno, due anni dopo, quindi abbiamo il presidente eletto Deborah Impieri. Quindi abbiamo tutta la squadra. Molti amici rotariani saranno collegati con noi su Zoom, molti arriveranno, ovviamente questa qui è un seminario, quindi partiamo a quest'ora per poi arrivare verso le 9, diciamo. Qui abbiamo parecchi interventi, tutti di altissimo livello, con dei moderatori di altissimo livello. È un progetto, diciamo, che seguiamo da tanti anni, anch'io personalmente. Perdonami, Catello Masullo, perdonami, un saluto a Catello Masullo, che poi è il presidente della commissione distrettuale, ma è un grande conoscitore del discorso del problema delle acque nell'Italia, nel mondo, uno dei maggiori conoscitori che io ho sentito parlare quando tu mi hai illuminato più volte, e io ti ringrazio che sei venuto, sarai uno dei relatori. Molti altri li presenteremo volta per volta, i relatori che sono alcuni saranno già qui. Bove, io ti ringrazio di essere venuto, lui un applauso, è il rappresentante della fellowship della flotta rotariana, ok? Che è un aspetto molto importante, il discorso del mare, no? Poi parleremo della connessione tra mare e il... Io ringrazio che tu in rappresentanza anche del tuo club a Piantica. E dicevo, è un che ci vede coinvolti da tanto tempo, ci crediamo. Quest'anno è un, diciamo, un passetto in più, ogni anno c'è un passetto in più. Il primo anno abbiamo fatto al Mari Vivo, quindi abbiamo fatto a Mari Vivo con l'associazione Mari Vivo. Il primo anno mi pare che c'era Fabrizio Punzo, che non lo vedo, è nel Fast Press, nel Fabrizio Punzo, fu lui, grazie Fabrizio, grazie. E fu un bellissimo evento, più giornate, si è sviluppato in più giornate. L'altro anno abbiamo fatto invece a Tibera, a Fiumicino. Abbiamo fatto il Fiumicino. Quest'anno lo facciamo nella sede nostra del Foro Italico, però quest'anno, a differenza degli altri anni, partiamo con un progetto pluridistrettuale, interdistrettuale, sul discorso dei contratti di fiume, quindi diciamo è una cosa molto più ampia, che è interessante sia dal punto di vista diciamo educativo ambientale. Scusate che ho il telefonino, perdonate. Sono sempre in silenzio il telefonino, adesso l'avevo messo in classico. E non solo l'educazione ambientale, ma quest'anno c'è il discorso del turismo fluviale. Voi sapete, abbiamo fatto l'altro giorno la visita col battello, siamo partiti dal porto di Traiano,
Una bellissima visita, devo dire una sorpresa, al di là della cosa, diciamo, dei canti, diciamo, dell'antica della Roma, eccetera, però era bella proprio quello che vedevamo intorno. Era una sorpresa, cioè dei paesaggi meravigliosi. Molti romani non conoscono questa bellezza, né quella parte che va dalla Foce, dove siamo partiti noi domenica, ma nemmeno quella parte che poi invece va fuori Roma, verso la fonte. È un peccato, quindi è una grossa risorsa per noi, per Roma, il turismo fluviale. Molte città, grandi città, sappiamo che approfittano di questa cosa, no? Cioè Parigi, Londra e anche altre, Amsterdam, eccetera. Noi siamo un po', su questo aspetto, siamo un po' indietro. E invece è una grossa risorsa. Oltre alla risorsa naturalistica, c'è anche il discorso storico, cioè lungo tutto il fiume, poi qualcuno dei relatori specificherà, ci sono delle bellezze storiche incredibili che in altri posti del mondo non ce l'hanno. Cioè dove ti giri vedi qualche cosa storica, no? Qualche edificio storico che racconta tanto della civiltà del mare, ma anche del Mar Mediterraneo. Italiana, ma del Mar Mediterraneo. Il rapporto tra mare e fiume lo identificheremo più successivamente, però per noi è molto importante il fiume Tevere, e quindi andiamo avanti. Io sarò di poche parole perché ci stanno tanti esperti, però andiamo avanti su questo progetto e passo la parola primo all'assistente del governatore, che ringrazio, Monica Menichelli. Grazie, buonasera a tutti. Io porto i saluti del governatore Guido Franceschetti, che oltretutto, essendo anche lui stato in Marina, è molto vicino a questo progetto, perché oltretutto è un progetto che raccoglie diverse linee guida del Rotary: l'ambiente, l'acqua, la conservazione delle acque, e perciò è un progetto che può sicuramente essere molto interessante anche per le nuove generazioni, perché tutto questo lo stiamo facendo per le nuove generazioni, partendo da oggi, partendo da noi. Perciò un saluto a tutti, un ringraziamento e complimenti a Foro Italico. Grazie. Grazie Monica, grazie di tutto. Sei stata accanto quest'anno e anche il prossimo anno, mi pare che sarai il nostro assistente del governatore, quindi meno male, siamo fortunati, molto fortunati, Andrea. Io passo la parola un attimo prima a un minuto solo, Giuseppe, per farlo, so che Giuseppe è sempre riservatissimo, però un minuto solamente. Sì. No, io chiaramente ringrazio Edoardo in primis, che mi chiamò con questa idea che stava progettando, e quindi io subito dissi: ci sto, Edoardo, con te. Faccio tutto subito, perché già solo la parola adotta già per me era già tanto. E quindi niente, nel mio piccolo con Edoardo pensiamo al suo progetto anche durante l'anno, non soltanto quando c'è la manifestazione, e a piccoli passi io cerco anche a livello internazionale con le mie amicizie di proporre questa idea, perché più contagiamo, come questa è la parola, e più c'è la possibilità di ridurre le plastiche nel mondo, perché siamo a livelli incredibili. Il 90% delle plastiche nei mari proviene dai fiumi, quindi se noi riusciamo a bloccare tutti i fiumi, forse ci riusciamo. E per me questa è una cosa bellissima, ed è un progetto che io amo, e quindi sono molto dedicato e sono sempre in contatto con Edoardo e con il Foro Italico, chiaramente. Grazie. Tra l'altro il cinema ha anche molti film, io mi ricordo i film in bianco e nero degli anni 50, degli anni che parlavano della vita di romani sul fiume, no? Sì, Catello Masullo ha fatto proprio una raccolta di film per un altro progetto UNESCO, proprio sul fiume, ha catalogato tutti i film girati sul Tevere, ha fatto un lavoro enorme. E chiaramente abbiamo Pietro Germi, Vittorio De Sica, tutti i grandi registi del neorealismo, registi che io amo, a cui mi ispiro, e che
mi prendo questa cosa per me, cioè in pratica il mio lavoro è proprio ispirato a quei registi lì, e il fiume per loro è una cosa importante, come lo è stato per gli antichi romani. Quindi, sì. Grazie Peppe. E quindi cerchiamo poi dopo di collegare, no, anche nel futuro, no, per questo discorso del cinema, con la, proprio per coinvolgere più la gente, i cittadini. E passo la parola al nostro presidente in coming, Andrea Negue. Due parole. Discorso lungo. Buon pomeriggio, saluto le personalità presenti, i soci, le socie, ringrazio in modo particolare il nostro socio veterano, past president Edoardo Roberto, per averci condotto in una tematica planetaria riguardo l'acqua ed in modo particolare i fiumi. Dai primi insediamenti umani si è posta la necessità di avere l'acqua a portata di mano. Così nacquero vicino a sé insediamenti, paesi e città. Oggi l'attenzione sui fiumi non è più quella di una volta. Eppure ispiratori di tanti eventi sociali, religiosi, economici, avvenuti nei secoli. Ecco, arriviamo ai giorni nostri. I fiumi si utilizzano più delle volte come discariche indifferenziate. Per ultima le plastiche che dai fiumi sfociano nel mare, formando delle vere e proprie isole. Questa tragedia ne sta compiendo un'altra. Le plastiche negli anni, sciogliendosi in microparticelle, si insinuano su tutta la catena agroalimentare planetaria, intossicando il pianeta. L'acqua, elemento essenziale per tutte le forme di vita, viene contaminata e a sua volta contamina tutte le creature abitanti della Terra. Questo progetto sul fiume tende a farci riflettere se nella nostra vita si possa fermare questo mortale inquinamento. È ovvio che questa frase ci dovrebbe riflettere a tutti. Incominciando dai fiumi, raccogliendo nelle plastiche quante più possibile, evitando che vadano al mare. Concludo, l'acqua, fonte di vita e di ispirazione, ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di lei per poter vivere la vita, in questo nostro unico momento. Grazie. Grazie Andrea, ma grande è il primo discorso, questo qui è il prediscorso della presenza. Anche Deborah. Grazie. Allora vorrei ringraziare prima di tutto Massimiliano, ma dopo, non per ordine di importanza, Edoardo, perché ha fatto questa cosa stupenda e molto importante per il nostro pianeta. E, nell'anno in cui ci sarò io vorrei seguire questo orientamento e ispirarmi alla sua attività e chiedergli un po' di contributo a lui e a voi tutti. Oltre a questo, chiaramente ci saranno altri progetti per cui collaborerò con Giuseppe Aquino, perché a me piace molto fare tutto con il cinema, attraverso il tramite del cinema, e si parlerà anche di prevenzione. Per cui grazie e buon lavoro. Bravissima. Un attimo prima di passare alla sessione. Della prima sessione, che sarà moderata, c'era Bartolomeo? Volevo leggere, esatto, adesso arriviamo. Volevo leggere una preghiera che è firmata da un certo Francesco, Papa Francesco, che è la preghiera per la terra. Allora, Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo, nella più piccola delle creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono i tuoi occhi. Risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa e contemplare con stupore e riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature del nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con tutti noi, tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace.
Papa Francesco. Non mi dilungo, perché però questo aspetto, quello detto adesso, si collega con il concetto di ecologia integrale, cioè l'ecologia collegata. Non si può proteggere il pianeta se non cambiamo le logiche che abbiamo nella vita normale di tutti i giorni. Sto parlando non solo degli adulti, ma anche e soprattutto dei giovani. Quindi spiritualità, diseguaglianza delle povertà, questi due aspetti, impegno sociale. Quindi diciamo che tutto sommato sono tutte le cose del Rotary, diciamo, che conosciamo, la parte migliore. Quindi questo aspetto l'ho solo accennato e io ci credo fortemente che le nuove generazioni, attraverso l'insegnamento di noi adulti, diciamo, specialmente i grandi professori come voi, possano assorbire questo aspetto che gli permetterà loro di proteggersi in momenti difficili che potrebbero, purtroppo sappiamo, arrivare, ok? Potrebbe cambiare molto, ok? E io adesso passo la parola per favore, Roberto, se vuoi vengo io, non so se non c'è la telecamera, attento, ecco, allora, pass governor Roberto Scandoloni, grazie Roberto. Veloce, devo dire che la mia maggiore preoccupazione era quella di non stancare con le parole e di non inciampare nei fili, però ci sono arrivato e adesso in due parole vi dico qual è il sentimento e perché mi piace dare un benvenuto. Primo, perché il mio ottimismo, avendo seguito questo progetto dall'inizio, il mio ottimismo si era un po' scemato. Poi una cosa che mi ha veramente affascinato, devo dire, e grazie Club, grazie Edoardo, che la mia generazione, non vi dico l'età per una forma di pudore, però vi dico che la mia generazione è quella che è passata per aver fatto debiti nei confronti delle generazioni future. Questo progetto è un progetto che ridà al Tevere, per tutta una serie di problemi, ma anche ridà al Tevere la fruibilità di questo fiume eccezionale, che non è il Gange, che non è, però è un fiume che ha attraversato millenni di storia e che per noi è un simbolo e che sarà foriero poi di copiature da altri che vorranno seguire questo progetto. Tenete presente che io ho visto gente che nel dopoguerra col Tevere più pulito si tuffava. Alberto Sordi nella Marrana, ce l'avete sotto gli occhi tutti. Per cui grazie Club, grazie Edoardo, grazie soci, che restituiamo alle nuove generazioni un fiume dove si potranno tuffare e continuare a scrivere la storia in un fiume pulito, con un occhio all'ambiente che, come ha detto l'assistente del governatore, è una delle più grandi enfasi del Rotary internazionale. Grazie agli interventi, grazie a tutti, grazie per avermi voluto anche oggi e grazie per l'entusiasmo che metterete nel portare un saluto a questo progetto veramente di spinta per il futuro. Grazie. Grazie Roberto, Pasquoveno. E quindi sono qui anche in rappresentanza del comodo della nostra fellowship, l'ammiraglio Sergio Santi, e pochi saluti anche da parte sua per la riuscita di questo evento, di cui noi siamo parte integrante e sosteniamo questa edizione, ma anche le successive edizioni. Quindi saluto a tutti e vi ringrazio anche per averci fatto parte integrante di questo evento, e auguriamo a tutti i relatori di dare il proprio contributo affinché venga divulgato i valori rotariani, rispetto per l'ambiente e anche con questo anche rispetto per le acque. Grazie e buon lavoro. Ringrazio Bartolomeo, tra l'altro molti grazie, sempre prezioso il tuo, la tua testimonianza. Plastic Free Water è uno dei progetti, diciamo, della yachting, della flotta del Rotary, sì, internazionale, sì. Non solo quello,
ci sono vari tanti progetti a livello internazionale, e sicuramente ne parleremo in maniera più approfondita. Vi ricordo nell'evento del 23 maggio all'Acquario, dove noi affronteremo la tematica Roma, capitale del Mediterraneo. Ok? Qui segnatevelo, 23 maggio, quindi andiamo avanti e approfondiremo queste tematiche. Io intanto ti ringrazio che siamo, ecco, no, allora facciamo, ecco. Ok, allora, comandante, per prego. A nome del Comodoro della flotta di Roma, siamo qui, prego comandante, a dare il nostro gagliardetto a testimonianza della vicinanza anche alla capitaneria. Maurizio, questo è il nostro gagliardetto di che poniamo sulle nostre barche, sì, e poi ovviamente questa è la nostra barca che nella parte sottostante troverà la nostra ecco, indicazione. Mi fa piacere, ecco, se su una barca, sulla vostra, possa, ecco, essere posto, sì, diciamo, e ci farebbe un grande lavoro. Grazie, comandante. Grazie a lei, molto grazie. Aspetta, così so si vede tutto, abbiamo fatto la battuta. Grazie Rolando, grazie. No, ringrazio molto. Io, insomma, brevemente, l'associazione tra l'acqua dolce e il balneario non è esattamente, insomma, come simbolo, no? Una cosa che porta bene. Però ringrazio il generale Roberto, perché questa è la seconda edizione, mi capitò di... Sì. La prima c'era il precedente. No, e questa è, siamo alla terza. Cioè, alla terza. Prima c'era il precedente su, sì, Tevere, la seconda abbiamo fatto al Tibere, a Fiumicino. E brevemente io ovviamente vi ringrazio, apprezzo molto questa vivacità legata ai temi della tutela dell'ambiente, che vede il corpo di Beni molto, insomma, investito di responsabilità da molto tempo. Noi tra i dicasteri per i quali operiamo c'è anche quello che adesso si chiama Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma che è il Ministero dell'Ambiente che cura anche i profili legati alla riduzione delle plastiche sul mare. Quindi il nostro progetto di riduzione delle plastiche, come dicevamo anche l'anno scorso, è sicuramente molto importante, un tema fondamentale, quindi ringrazio anche Rotary per questa sensibilità che manifesta. E, un tema che mi preme evidenziare è quello che è stato accennato prima, cioè il contratto di fiume, che è un'iniziativa a cui la Capitaneria di Porto di Roma ha aderito, proprio perché questa unione di varie associazioni, sia private che di istituzioni pubbliche, è un elemento che riteniamo sia estremamente importante. E il contributo che l'amministrazione marittima ha dato, lo vedete, per andare sul concreto, riguarda ad esempio la rimozione dei relitti, che è un tema che ci vuole molto impegnare. Sì. Abbiamo mappato a marzo del 22 19 relitti che andranno rimossi grazie all'iniziativa degli enti locali. Uno avrete notato che è già stato tolto, che è il Tiber 2, che non è più dov'era. E attualmente, se vi capita di passare da Fiumicino, vicino al ponte 2 giugno, troverete che questo catafalco di ferro adesso, sì, esatto, il francareale adesso è oggetto di un intervento di demolizione che contiamo di completare a maggio. Quindi questi piccoli contributi sono per noi due testimonianze estremamente importanti, perché c'è tantissima attività amministrativa che poi non viene ovviamente diffusa, però nasce dalla collaborazione tra regione, autorità di bacino, comune di Fiumicino, autorità marittima. Quindi questo impegno corale è quello che poi porta i risultati. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Mi scuso anticipatamente, non potrò seguire il seminario fino alle 21. Vi chiedo scusa, però insomma resto senz'altro a seguire le prime parti del lavoro. Rimanga un attimo. Grazie. Sì, questo discorso della burocrazia che lei accennava prima è un discorso complesso e anche lungo. E per fare una cosa che in teoria voi non è semplice fare, diciamo, andiamo e smontiamo il relitto che bloccava sotto il ponte, non è una cosa semplice, anche se per loro tecnicamente non sarebbe complicato, però ci sono tante
situazioni, non ultima quello dei finanziamenti, che ahimè sono sempre pochi per questi discorsi qui, e quindi io spero vivamente che noi Rotary possiamo aiutare più possibile per pulire e mettere a posto specialmente i relitti. Comandante, la ringrazio. Grazie, buon lavoro. Grazie. No, chiedo cortesemente al moderatore Avvocato Piero Orlando, presidente dell'Astronautica. Un saluto a tutti i partecipanti, sia in presenza che a distanza. Ringrazio il presidente Ricciardi, ringrazio Edoardo Roberto perché hanno voluto coinvolgermi in questa veste. E a me l'arduo compito di moderare appunto la prima sessione, anche molto consistente, e quindi conoscenza, perché tutti stiamo facendo, ognuno per il ruolo che ricopre, e nell'ambito, come ricordava il comandante, nell'ambito del contratto di fiume Tevere, che costituisce uno strumento straordinario, molto complesso, molto complicato, in particolare quello del Tevere rispetto ad altri fiumi spesso molto piccoli, affluenti di altri più grandi, e nel nostro caso l'attività, l'azione e l'impegno è notevolmente superiore. Però posso confermare, magari entrerò sul tema nell'intervento della Paola Cannavò, la presidente dell'Associazione Agenda Tevere, che è stata la promotrice del contratto di fiume, che purtroppo mi diceva Edoardo non potrà essere con noi perché è malata e comunque ci sta seguendo e che saluto, e quindi parlerò dopo magari di alcuni aspetti tecnici del contratto di fiume, ma questo era necessario come inquadramento per innanzitutto dare la parola ad Edoardo per... più che il ruolo di moderatore avrei preferito che lo avesse lui. Mi ha ceduto il testimone, ma in questo caso è fondamentale. Io volevo fare solo questa breve premessa e poi magari farò un intervento brevissimo prima di dare la parola agli altri, quindi inviterei l'ingegnere Edoardo Roberto a farci un saluto come ideatore e fondatore di questo progetto, ideatore dell'iniziativa. Siamo risultati ottenuti proprio perché in pochissimi giorni abbiamo raccolto e contenuto una gran quantità di rifiuti. Uno per la raccolta, due perché questa esperienza ci ha dato degli elementi tecnici utili a migliorare ulteriormente il vostro sistema. Questa tre giorni è stata purtroppo proficua, nel senso che sono stati raccolti ben 70 kg di rifiuti. Dalle nostre analisi risulta che il 19% è costituito da imballaggi in plastica. Appunto, stiamo verificando ancora la possibilità di avviare questa quota a riciclo, mentre il restante 81% è quello che noi definiamo frazione estranea. In questa frazione estranea ci sono però dei numeri interessanti, che il mare e le iniziative. Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare ancora una volta qualcuno o qualcosa che voglia sensibilizzare le problematiche che abbiamo nei nostri fiumi, i rifiuti. Abbiamo iniziato la nostra prima barriera, è datata 1988, fiume Sarno. Un mese, 3 tonnellate di rifiuti. Noi ci stiamo battendo e ci battiamo da sempre su questo discorso, perché sono nastri trasportatori, il mare soffre di tutto ciò. Noi diciamo sempre una frase che secondo me ci dovrebbe ancora emozionare: ogni 2 respiri, uno te lo regala il mare, se sta bene. La Regione Lazio crede molto in questo tipo di azioni. Ok, allora, questi filmati saranno disponibili su internet in una raccolta che diciamo ogni anno che dobbiamo fare, ma la stiamo facendo. Allora, grazie a voi tutti che siete venuti, quest'anno è il terzo che facciamo questa iniziativa. Questa iniziativa va verso... interdistrettuale, ma non perché sia interdistrettuale, ma perché il Tevere praticamente bagna, quindi tutta la parte del bacino del Tevere bagna
alcune regioni, e con le regioni, per chi conosce il Rotary, le regioni sono assistite insomma insieme a Rotary. Allora, io non ho molto da dire perché ci sono tantissimi interventi da fare, vi ringrazio a tutti di essere venuti e buona continuazione. Ah, grazie, grazie. Prima di, grazie Edoardo, prima di dare di nuovo la parola al Presidente Orlando, volevo chiamare qui il mio collega ingegnere. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie Edoardo, anche quest'anno io ho partecipato a tutte e tre queste edizioni, sono veramente contento di esserci e di essere amici e ci di questa iniziativa che trovo straordinaria, bellissima, in coerenza con quello che è una delle linee di attenzione del Rotary in modo particolare. E, io sono particolarmente contento, lo devo dire, perché con Edoardo eravamo presidente di club nello stesso anno, correva il 2018 se non ricordo male, e che era un po' l'iniziativa a cui faceva riferimento Roberto, iniziò allora, no? Cominciamo a fare molti interclub con molte iniziative sulla sostenibilità in genere, parlavamo anche di smart city e questo genere, ma fu centrata molto sulla sostenibilità dei fiumi. È un bel gruppo, no? Ci vogliamo fare un applauso per noi, dai! Ho sempre coinvolto. Quindi sono particolarmente contento di stare qui. Perché sono qui? Perché sono stato invitato, immagino, non solo perché siamo colleghi dell'Ordine, ma ti ringrazio, vero? Come diceva, rappresento l'associazione Virgilio 2080, che è un'associazione in house del Rotary, che sta all'interno del Rotary, ed ha la mission, lo scopo, sì, in modo particolare per i giovani, di aiutarli a creare impresa. Ecco, quindi quello che noi vorremmo veramente contribuire, cercare di fare, è quello di aiutare e collaborare con giovani che hanno idee di business, idee imprenditoriali da portare avanti per contribuire in modo particolare alla pulizia dei fiumi, alla pulizia di questo nostro fiume ex biondo, che ha pulizia e turismo, no? Perché, come diceva giustamente Edoardo, attraversa molte regioni di questi quattro distretti coinvolti, e quindi può essere una grandissima iniziativa. Vorremmo aiutare i ragazzi a creare impresa nell'ambito della sostenibilità, del migliorare queste regioni. Io non voglio usare altro tempo, Massimiliano, ti ringrazio moltissimo ancora di questo invito, ringrazio Edoardo, un abbraccio e un grosso augurio di un grosso successo. Grazie di cuore, è una mentalità diversa che deve piano piano cambiare. Io sono fiducioso che i ragazzi di adesso siano più attenti rispetto a quando eravamo noi ragazzi su queste tematiche, anzi sono sicuro di questo. Allora, ti ripasso la parola e ti prego di raccontare quello che tu fai come astronautica e come DMO Tevere, per favore, che è molto importante, anche perché si innesta su questo discorso sia dell'educazione ambientale, dell'ambiente, della salvaguardia, ma anche del turismo. Prego Piero. Grazie Massimiliano, sarò breve e conciso. In effetti Astronautica Puinferno e Lazio e Tevere è una sezione territoriale di Astronautica Italiana, che è a sua volta una struttura di servizio di Union Camere per l'economia del mare e il turismo nautico e la nautica da diporto. Nel 2018, vado veloce, nel 2018 abbiamo immaginato una strategia di astronautica dedicata alle acque interne, perché fino ad allora ci si era occupati più della costa e del mare e della portualità turistica ovviamente, e quindi abbiamo iniziato a creare delle nuove sezioni regionali dedicate appunto a fiumi e laghi. La nostra è nata nel settembre 2018, subito abbiamo aderito come firmatari al contratto di fiume Tevere dalla diga di Castel Giubileo alla foce, subito abbiamo iniziato ad interagire con le istituzioni
che compongono il comitato interistituzionale e partecipare poi alle varie riunioni di, verso il, la sottoscrizione dell'atto di impegno vero e proprio, l'atto negoziale del contratto di fiume, che poi è avvenuto nel febbraio 2022. Il percorso è stato molto lungo, molto complesso. Come dicevo prima, l'Agenda Tevere, l'associazione Agenda Tevere ha promosso e seguito e supportato come coordinamento con la segreteria tecnica questo percorso. A seguito della sottoscrizione del contratto di fiume, e la segreteria tecnica è stata invece trasferita, diciamo, alla competenza della città metropolitana di Roma. Continua quindi l'attività, prima analisi conoscitiva del bacino idrografico del Tevere sotto tutti i profili: ambientale, paesaggistico, naturalistico, storico, artistico, culturale, turistico, e poi la realizzazione di un vero e proprio piano strategico, piano di azione triennale, che è stato sviluppato con le varie schede, che è già stato attivato, che non fa altro che raccogliere, raggruppare tutti gli interventi, sia in essere, in corso, sia in divenire, o come prospettiva, no, per ciascun firmatario, e mettere però tutto a sistema. Quindi è un grande lavoro di rete, un grande lavoro di networking anche tra il pubblico e il privato, ed è un acceleratore, se vogliamo, un facilitatore di processi. In questo periodo noi abbiamo poi sviluppato altre iniziative, perché siamo stati coinvolti in un progetto Interreg Europe Star Cities dedicato allo sviluppo del turismo fluviale delle grandi città europee attraversate dai grandi fiumi, e per il quale Roma Capitale, con il municipio Roma Nono EUR, aveva partecipato e aveva vinto questo bando. Quindi in veste di stakeholder dell'Interreg Europe Star Cities siamo poi stati chiamati come Astronautica a partecipare a un altro bando regionale, un avviso pubblico dedicato ai sostegni alle nuove destinazioni turistiche, interventi a sostegno di nuove destinazioni turistiche per la creazione di DMO. E vengo qui all'ultimo progetto al quale abbiamo partecipato. Abbiamo vinto il bando insieme a tante altre realtà anche di Roma. Condividiamo con queste un'azione di sviluppo territoriale integrato e sostenibile del territorio, per il nostro caso basato sul tema dell'acqua, ovviamente, proprio per la matrice no, e la mission di Astronautica. Quindi il tema è acqua come fonte di organizzazione anche, no? Quindi Hydro to Organize, l'acronimo di H2O per noi, e Tevere Mare, perché ovviamente abbiamo immaginato tutto come un collegamento attraverso l'acqua dell'entroterra alla costa e al mare. Abbiamo la Valle dell'Aniene, la Valle del Tevere, il litorale romano da Roma Fiumicino fino a Nettuno come ambito territoriale di riferimento. In questo ovviamente siete presenti, lo voglio sottolineare, anche come Acquario di Roma, Roma Mare Nostrum Rome e ExpoMed, come soci fondatori, e quindi anche in questo senso continuiamo ad impegnarci nella realizzazione di questi progetti, di messa in rete, messa a sistema di tutto il know-how e di tutte le esperienze che ciascuno di noi ha acquisito nel corso del tempo. Tanto ci sono anche degli eventi che puoi, se puoi dirli, cioè, se ci sono degli eventi o sì, dei progetti che... Sì, sì, li avrei citati dopo, con il contratto di fiume, però accenno velocissimamente la discesa internazionale del Tevere, 44esima edizione, gli amici, i gatti della Regina Ciclarum, il Tevere Day, sono grandi eventi che da tempo, da prima di noi, stanno, diciamo, valorizzando la risorsa Tevere, stanno animando il bacino idrografico del Tevere, stanno quindi facendo insieme alle istituzioni un grande lavoro di sensibilizzazione per rendere il fiume sempre più fruibile. Allora, volevo solo dire una cosa. Scusate. Al di là della presidenza, cioè lui è un uomo che è innamorato a parte del tuo lavoro, eccetera, però è innamorato proprio del mare, del fiume, e lo dimostra anche tutto quello che... Buonasera. Buonasera. Io forse mi siederei lì, così posso andare avanti. Se vuoi,
se vuoi, ho dato l'assistente. Può dare fa un gesto. Siccome sono diverse slide, io quando sì. comincio mi accosto. Allora, mi presento, sono Maria Grazia Turco. Sono Maria Grazia Turco, insegno la Sapienza, insegno restauro dell'architettura nella facoltà di ingegneria, infatti Rolando è stato un mio allievo, nella facoltà di architettura. Quindi ho diciamo, accolto subito con grande entusiasmo la proposta dell'ingegnere Roberto, anche perché è da tempo che stiamo studiando anche con gli studenti appunto della facoltà il percorso del fiume che va da Roma, diciamo, in modo particolare da Trastevere, dall'Arsenale, sino alla Foce. Sono veramente diversi anni che ci siamo. Quindi la conosco molto bene quella parte, mentre conosco molto meno il percorso del Tevere che va dal Monte Fumaiolo, per cui mi sono dedicata in questo periodo. Ho cercato di fare una massima sintesi perché naturalmente i segni, i valori che abbiamo in questo lungo percorso, come ho definito il mio intervento, sono tanti e ho dovuto quindi fare una massima sintesi. Allora, come vado avanti, Rolando? Destra. Sì. Ecco qua. E questo lungo percorso. Quindi la presentazione, quanto tempo ho? Vai avanti, tranquillo. È una breve presentazione, scusatemi se non poi sono riuscita a inserire tutti quelli che sono appunto i centri, le città, gli elementi particolari che caratterizzano questo territorio. E questo lungo excursus che faremo in questa prima fase, la conoscenza dei luoghi che interessano il corso del Tevere, con l'obiettivo appunto di identificare quelli che sono i valori, le ricchezze, ma anche le fratture, perché è inevitabile che ci sono anche degli elementi che sono entrati in contrasto. È di un territorio particolarmente ricco, quindi è complesso, proprio per le sue tante stratificazioni archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche, i cui segni evolutivi sono ancora, e questo è importante, rintracciabili e in parte leggibili e per questo quindi protetti. La conservazione e la valorizzazione nasce dalla conoscenza. Senza la base della conoscenza è difficile impostare qualsiasi tipo di progetto. Come ben sappiamo, il fiume Tevere è il secondo fiume d'Italia per ampiezza di bacino, 17.000 e tanti chilometri quadrati, e il terzo per la lunghezza, circa 405 chilometri. La sua sorgente si trova sul monte Fumaiolo, all'interno di una faggeta, come possiamo vedere, e il corso d'acqua era conosciuto nel passato come Fiumaiolo, per le numerose sorgenti che sgorgano dalle sue passa. Okay. Quindi il fiume passa in Umbria, lambisce città di Castello e Umbertide. Nucleo urbano quest'ultimo attraversato dal Tevere e dal torrente Reggia o Reggia, che nel passato è stata una fortezza inespugnabile a protezione sul ponte del Tevere. Ecco, incontreremo molti sistemi fortificati perché il Tevere è stato sempre controllato e, come avremo modo di vedere, per un lungo tratto è stato controllato dai benedettini, sia nell'ingresso verso Roma che nell'uscita verso la Foce. Quindi passa vicino Perugia e poco più a sud di Forgiano riceve le acque del Chiascio e nei pressi di Marcià in Umbria. Da destra confluisce il fiume Nestore. Sì, questo è il ponte sul fiume Nestore. Adesso passiamo da Perugia alla confluenza del fiume Nera. Ecco, questa analisi puntuale è stata fatta attraverso il confronto tra questa mappa del 1700 che descrive
puntualmente tutto il percorso del fiume Tevere. Poi si trova il piccolo centro di Pontecuti, sul tratto che viene ricordato come questo, il Tevere. Qui a sinistra. Sì, sinistra. Il Tevere morto, ossia nel punto in cui il corso d'acqua presenta quindi una bassa velocità delle correnti. In epoca romana il paese ha rappresentato un importante avamposto a difesa di Tudertum, proprio l'odierna Todi. All'origine di questo nome, Ponte Acuti, probabilmente riferimento a Pons Acutis, dalla forma acuta del ponte, altrimenti dal ponte costruito dai Goti, o forse dalla presenza delle cave di Cote, una pietra dura che viene utilizzata per affilare i metalli. Da questo punto il Tevere si dirama, e da questo punto si diramavano nel passato i tracciati della transumanza da Todi verso la Maremma Toscana. Il nucleo urbano è dominato, come vediamo, dal convento di San Giacomo d'Escolea, appartenente prima ai francescani e poi ai riformati. Quindi c'è questo filo comune appunto degli ordini religiosi. Anche la successiva frazione di Porchiano nel comune di Emaelia ricorda il sistema difensivo della Valle del Tevere, in quanto alcuni documenti medievali il piccolo centro viene citato come Castrum Forziani, ossia il castello di difesa sul Tevere. Quindi il corso piega in direzione ovest-sud-ovest, varca la stretta gola del Forello, in cui il Tevere, come possiamo vedere, si incanala prima di confluire nel grande lago artificiale di Corbara, uno specchio d'acqua, secondo lago umbro dopo il Trasimeno. Vicino al lago di Corbara, appunto, cercando di tutelare e di recuperare. L'Osia è nata nel 1990 e oggi appunto è sito di importanza comunitaria, quindi le famose zone SIC e zone ZPS, quindi zone di protezione speciale. Non sono ZDL. Zona protezione speciale, zona PS, soprattutto per la protezione del passaggio degli uccelli che si fermano lungo il loro percorso verso appunto le coste poi dell'Africa. Sempre nei pressi del Tevere, e andiamo avanti, il porto e Lugnano sorgono ci sono delle sorgenti di acque sulfure che fanno riferimento al castello di Lamenza Ponzia. Anche in questo caso, ecco, questo tratto del Tevere è caratterizzato proprio dalla presenza dei benedettini insediati nell'abbazia di San Andrea in Fiumine, e spesso anche i documenti attestano la proprietà dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, quindi il monastero benedettino proprio sul fiume. Ecco, qui vediamo, passiamo alla riserva naturale di Nazzano, Tevere Faffa, che comprende diversi comuni, Nazzano, Poggio Vetteto ed altri che vedete indicati appunto nella slide. A Nazzano il fiume disegna un'ampia ansa che si estende fino alla confluenza del torrente Faffa. Vado velocemente, l'area poi della Marcigliana rientra anch'essa nella riserva naturale, protetta di 4.000 ettari, situata tra i comuni di Roma, Guidonia, Mentana e Monte Rotondo. Arriviamo a Castel Giubileo e quindi il fiume attraversa i Colli Albani e i Monti Sabatini e, dopo aver ricevuto il Farfa e l'Aniene, il cosiddetto Teverone, attraversa Roma fino a Ostia. Io non mi soffermo su Roma perché è ampiamente studiata, ho voluto soltanto inserire delle immagini anche inedite, piuttosto inedite, che non sono facilmente rintracciabili, che ci danno conto del diretto contatto tra il Tevere e la città. Ecco, queste sono delle immagini. Il porto di Ripetta è a destra, no? Il porto di Ripetta, ecco, 1878. Sì. E prima della costruzione dei muraglioni sono state appunto realizzato questo rilievo fotografico.
queste altre immagini, il Teatro Apollo direttamente sul fiume, San Giovanni dei Fiorentini immerso nelle acque del fiume, qui l'isola Tilperina col ponte Fratricio e l'altro porto di Riva Grande, quindi con le sue fotografie antiche sono favolose. Sì. Sì, queste sono conservate nell'archivio Capitolino. Vado velocissimamente, è il tratto da Roma, tu dimmi quando devo, da Roma ad Ostia, alla Roma ad Ostia. Questa è una delle prime mappe che documentano il territorio ostiense. È la mappa di Efrusino della Volpaia del 1547 ed è di particolare interesse perché indica ancora la grande ansa del Tevere in corrispondenza del borgo di Ostia, che improvvisamente durante un'alluvione, se non erro male, sto andando a braccio, nel 1577 scompare. Quello diventerà il cosiddetto appunto fiume morte, anche il borgo ostiense perderà la sua importanza perché rimarrà appunto lontano dal fiume. Queste sono altre mappe che documentano il percorso e qui una delle fasi dell'avanzamento, il fiume Tevere è un fiume che porta sabbia, porta detriti e qui vediamo chiaramente l'avanzamento della costa ostiense di circa 4 km. Il Ostia Antica si trovava effettivamente la porta marina era direttamente sulla costa, le terme sono state rintracciate delle terme che probabilmente erano alimentate proprio con acqua di mare. Le tracce sono tante qui in questo territorio, abbiamo le vie consolari, scusatemi, metto così lo vedo meglio e ve lo indico anche, la via Severiana, questo è il borgo con la via Severiana, che è il collegamento diretto sulla costa tra Ostia Antica e Portus e Terracina, la città poi si andava a riunire con la via Ostiense. Un altro elemento fondamentale sono le torri a controllo della foce, che era l'elemento il punto di debolezza della tutta la costiera ostiense, che è stata sempre oggetto da Padova, soprattutto durante lo Stato Pontificio, di tanti interventi. Qui vediamo come ogni volta, con l'avanzare nel corso dei secoli della costa, le torri, dalla prima torre guacciana che insiste su strutture romane probabilmente, l'avanzamento con la torre di San Michelangelo, che tutti conosciamo, e la torre alla Sabina ed altre ancora. Immagini degli stagni di Ostia, l'area del Campo Salino, la via, prima della via Portuense gli Etruschi avevano impostato la via, la via del Campus Salis, la via Campana, che collegava appunto gli stagni, più che gli stagni, le saline con il territorio dell'Etruria. Se volete ci sono appunto altri grafici che danno conto tutti gli elementi, i valori sono stati ripetuti. Chiedo al prefetto. Grazie. Scusate, ma no, sono appassionata. E io. L'architetto Gaetano Cecci ha collaborato a fare tutta questa e poi i ragazzi dell'università che grazie all'architetto Cecci, venite qui per favore, almeno vi fate anche vieni, che avete fatto un lavoro favoloso, vi ringrazio. L'architetto Carlos Gonzales. Ecco, tanto. Sì. Salve, buonasera. Sì, ringrazio la professoressa dell'opportunità di avermi fatto partecipare a questo evento, insomma, e sono molto onorato di aver potuto collaborare. Abbiamo già avuto l'esperienza con Zamos. Sì, ma non credete che sia finita qui, eh? Lo so. Sì, non è finita qui. No, lui è un dottorando spagnolo che sta svolgendo il nostro conosciuto con via Zoom, però sì, ecco, magari presentati pure al. Sì, io sono Carlo Gonzalez Fuque, ho fatto architettura anche storia dell'arte e adesso stiamo facendo questo
questo è il lavoro del dottorato, anche bene, con Bruno Di Gesù. Grazie. Io sono Vidal Gomez, anche architetto spagnolo, dottore di ricerca, collaboro in quanto posso con la professoressa. E poi ne abbiamo un altro, Bruno Di Gesù, che dovrebbe, non so, forse è in collegamento, ma è a Berlino, sì, ma ha lavorato intensamente, soprattutto nella prima... Sta facendo un saluto di natura. Sì. Ah, grazie. Sì. Grazie Bruno, allora un attimo grazie, solo. Grazie Bruno. Grazie a voi. Un attimo solo, rimanete qui. Qualcuno riesce a fare una foto, ecco, a nome del club, ma questo è il nostro club, ma in realtà è il nome del Rotary in generale, e diamo questo che gli è detto. Grazie. Posto? E fatto anche la foto tutti insieme, per favore, tutti insieme. Grazie. Grazie professoressa, grazie a tutti voi. Con foto. Venga, venga. Ragazzi, un pochino sono, quindi scusate che arrivo un po' tardi. Grazie. Grazie. Rappresentanza dell'autorità di bacino, segretario generale, professor ingegnere Marco Casini, che ci parlerà della governance delle risorse idriche, azioni su plastiche e microplastiche nel bacino del Tevere, nel distretto dell'Appennino Centrale. Prego. Grazie dell'invito. Pronto i saluti del professor Marco Casini, il nostro segretario generale. Sì, sono anche in piedi, non mi dispiace. E una piccola presentazione, mi sono ovviamente concentrato sugli aspetti della plastica, visto che era il tema su cui oggi vi concentravate. Lì? Sì, testa sinistra. Devo tornare indietro. Questo solo per farvi vedere l'Appennino, insomma, il distretto dell'Appennino centrale. Mi sentite? Sì. Il settore appena centrale, per chi non lo conosce, uno dei sette dell'Italia, ovviamente, che quindi ha come principale fiume sì il Tevere, ma insomma prende tutta la parte centrale dell'Italia con sette regioni, quindi ci sono molteplici, insomma, sia i corpi idrici superficiali che sotterranei di cui ci occupiamo. Questo lo so per farvi vedere sulla parte superficiale, nel piano di gestione, ovviamente ci occupiamo dello stato ecologico dei corpi idrici, che interessa una serie di elementi idromorfologici, fisico-chimici, biologici, inquinanti specifici e sostanze prioritarie, e ovviamente tra gli inquinanti specifici adesso è in attuazione anche il nuovo, diciamo, microinquinante, che sono le microplastiche, che verranno inserite nella 271 del 91, che si occupa di acque reflue. C'è stato uno scambio nel tempo per verificare l'ipotesi di questo aggiornamento, ma sarà di prossima attuazione. E qui ho riportato solo alcune indicazioni del recente piano che sta in approvazione, adottato nel dicembre 2021, è un estratto del programma delle misure, diciamo, preso quelle che possono essere sinergiche col contrasto alla plastica dei fiumi. Ovviamente si riportano anche alcune misure specifiche, come ho detto prima, per esempio Regione Lazio, con Avenali, contratti di fiume, le barriere galleggianti che si sono sperimentate anche con l'azione di contratti di fiume, ma anche altre azioni che riguardano per esempio il servizio idrico integrato, che già si era mosso in anticipo nel recepimento di queste questioni con il Water Safety Plan, e che quindi per aspetti di sicurezza ovviamente questi elementi vengono considerati, perché sappiamo che insomma ce li troviamo anche nel sangue, no? Oltre che negli animali. E ovviamente ci sono vari settori sulla bonifica diretta, ma anche sull'agricoltura, sugli elementi di governance, dove l'autorità di distretto, ovviamente essendo un organo misto Stato e Regione, molto concentrata nella gestione delle risorse idriche, nell'attuare tutti quei miglioramenti della governance per gestire in maniera comune questa difficile risorsa naturale. Qui mi concentravo sull'aspetto delle microplastiche, perché abbiamo nello specifico in attuazione, ormai quasi al termine, a settembre 2023, uno specifico progetto LIFE con una serie di partner italiani e tedeschi, che comprende ovviamente tutta Italia, e quindi agiamo sia per l'aspetto, diciamo, di governance
nell'ambito nazionale ed è per l'aspetto specifico nel nostro distretto una serie di laghi. È un life europeo, life... È un life europeo. Si passa poi per dei protocolli specifici e linee guida, sensibilizzazione della popolazione attraverso misure specifiche. Mi concentro su due azioni principalmente, che sono un protocollo di monitoraggio con l'esperienza dell'Enea, dell'ARPA Umbria, l'Enea soprattutto a livello nazionale, unita adesso di recente con l'esperienza anche dell'Istituto Superiore di Sanità, dove appunto non solo si sono messi a punto uno specifico protocollo di monitoraggio per appunto recuperare e trovare queste microplastiche nelle acque interne, ma anche per attuare corsi di formazione per i soggetti che poi li devono monitorare, che devono essere non solo preparati, ma anche dotarsi di personale formato e laboratori specializzati, oppure avere un laboratorio unico per poi arrivare a monitorarle. Questi sono appunto alcuni elementi su alcuni transetti dove vengono fatti i monitoraggi sul... abbiamo il lago Trasimeno, ma anche il lago di Bracciano, si è aggiunto poi il lago di Pediluco, che all'inizio era fuori progetto, insomma, tutti perché hanno condizioni, diciamo, poi idrometriche diverse, anche di circolazione idrica, e quindi necessità di monitoraggio diversi. Il progetto poi si è concentrato su un altro protocollo specifico con l'esperienza dell'Università Politecnica delle Marche, che praticamente va a monitorare le microplastiche nel servizio di integrato, quindi acquedotto e fognature, per capirci, perché ovviamente lì può essere un primo step, per esempio, per un servizio di acquedotto e depurazione, dove si possono bloccare le microplastiche, quindi filtri specifici per bloccarle prima che, insomma, ce le beviamo, oppure prima che ritornino al fiume dopo la depurazione. E tutto questo avviene attraverso sempre specifici campionamenti e passaggi di formazione che sono diventati anche internazionali, perché la formazione non è solo ai gestori nazionali, ma anche in Germania, quindi ci sono tutti i gestori tedeschi che praticamente hanno avuto la formazione specifica. Queste sono microplastiche. Microplastiche, sì. Microplastiche hanno diverse fonti, adesso il concetto di microplastiche è basso. Intanto poi ci sono altri relatori che ne parleranno approfonditamente. E ti ringrazio per l'attenzione. Spero di essere stato io. Aspetti. Allora chiedo sempre prego, passa il passaggio ai intanto che grazie al professore un attimo solo che posso regolare. Chiedo scusa, buona serata, buon proseguimento. Buona serata, comandante, grazie. Grazie. Foto. Va bene. Questo è un omaggio. Un omaggio fatto con la stampante 3D. Vabbè, per dire pure della grazie, buon proseguimento. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti, sono l'architetto Massimiliano Filabozzi, intanto porto i saluti del sindaco di Magliano Sabina, che è il capofila di fatto del contratto di fiume della media Valle del Tevere. Governiamo in qualche modo, o comunque abbiamo messo insieme il tratto che va da Orte fino alla riserva Tevere Farfa. Sono 15 comuni riveraschi che da Orte appunto fino alla riserva Tevere Farfa hanno sottoscritto in
mese di febbraio 2022, d'accordo, del contratto di fiume, dopo qualche anno di processo partecipativo. Attualmente l'ambizione è quella di arrivare fino a Castel Giubileo, coinvolgendo i comuni che vanno appunto dalla riserva fino alla Castel Giubileo, quindi stiamo parlando dei comuni, prima si citava Farsabina, Monte Rotondo, Fiano Romano, Catena. Questo perché? Perché anche spinti un po' anche dagli enti terzi, cioè dagli enti sovraccomunali, autorità di bacino a cominciare, e dalla Regione Lazio. Perché? Perché io ho scelto, diciamo, il tema, il contratto di fiume come strumento di risanamento ambientale e sviluppo sostenibile. Tasto destro, va avanti. Ne ho, e qui diciamo è un po' lo sviluppo geografico, coinvolge 60.000 abitanti, circa 40 km di fiume, no? E ne ho scelto un aspetto particolare questa sera di sviluppare, che è un po' il tema, il rapporto del contratto di fiume con appunto quale ruolo può avere anche da un punto di vista tecnico. Noi Roma come dire, vive di altri problemi. Fuori Roma, appunto, parlavo di 15 comuni, quindi 15, c'è un come dire, un'attività, tanti enti, no? Metterli insieme, farli decidere, coinvolgerli non è assolutamente facile. Quindi e anche da parte della autorità di bacino, cioè noi vediamo sul lato destro quello che era il vecchio piano di assetto idrogeologico, no? Che era proprio come dire, un obiettivo dell'autorità, quella di avere una visione unica di questa, per avere una visione di questa valle occorre mettere insieme questi comuni, perché 15 piani regolatori, 15 come dire, strumenti di pianificazione diversi, di fatto rendono molto difficile l'attuazione del piano di assetto allora e del piano di gestione che si sta deliberando adesso. Quindi credo veramente che l'azione dei contratti di fiume possa, ma per legge lo è, mettersi a supporto, diciamo, della autorità del bacino per attuare i loro piani, i piani di assetto appunto. E vedete pure l'analisi quindi quando sento parlare del fiume Teve, un modo troppo dispregiativo di qualità di acqua, non è così. A monte di Roma. No, poi anche, diciamo, anche in questi tratti effettivamente ci sono tanti problemi, tanti aspetti che vanno assolutamente a migliorare. Però c'è un bel paesaggio naturalistico. Da un punto di vista, quello che noi possiamo offrire, quello che si offre in questo tratto è il paesaggio. E d'altra parte è un obiettivo quello del contratto di fiume, che magari quando sarà pronto, scusami, vorrei lanciare... Non solo su quello. Un aspetto, diciamo, che questa formativa. Sì, esattamente. Un aspetto che questa sera volevo un po' sviluppare era proprio un aspetto tecnico. Non vorrei essere pesante, però credo che sia assolutamente fondamentale, cioè riuscire a per dare attuazione a quello che è il piano di bacino, per dare attuazione a quello che sono diciamo le azioni che i vari soggetti hanno trovato accordo per darne attuazione, occorre anche che ci sia un riconoscimento al contratto di fiume anche da un punto di vista, qualcuno mi dice va bene, ma il contratto, ma da un punto di vista giuridico, dal punto di vista legale, che cos'è? E quindi diciamo da questo punto di vista si è fatta un po' un'analisi di quali sono le criticità, quelle che accennavo prima, cioè la governance del processo del contratto di fiume in relazione alla frammentazione amministrativa. Quindi arrivare ad avere una visione unica della valle, una visione integrata, una serie di progetti
che hanno la stessa matrice, ognuno poi nella sua figura, diciamo, in Italia il campanismo ne siamo pieni, ma nel rispetto delle singole decisioni comunali, ma con una visione unica. Questo è assolutamente necessario. Occorre dare una valenza normativa ai contratti di fiume. Oggi oggettivamente non c'è. C'è un richiamo al codice dell'ambiente su quello che è per cosa si intende per contratto di fiume, ma oggettivamente una valenza normativa non c'è ancora. E le comunità locali. Le comunità locali occorre che riscoprano i fiumi, perché nel nostro tratto, per esempio, è difficile anche arrivarci. Quindi se non ci arrivi non lo... L'accesso, perché di fatto le proprietà private in qualche modo lo impediscono. Su questo occorre assolutamente che la comunità, attraverso anche questi processi partecipativi, riscopra quella che era, l'abbiamo visto prima dalla professoressa, il valore del fiume, che è stato da sempre, diciamo, l'elemento vitale di tantissimi territori. Io porto un esempio: oggi i fabbricati, oggi la facciata principale dà sulla strada, la spalla dà dal fiume. Dovremmo cambiare completamente, come dire, il concetto, no? Ecco, qui abbiamo cercato un po' di riportare quelli che potrebbero essere. Per il Politanico ti consegno il nostro. Grazie. Grazie mille, complimenti. Grazie Simone. Poi la documentazione che voi vedete qui, che diciamo non sempre i relatori possono completare, perché siamo talmente tanti oggi. Possono essere diciamo visionate, perdonami, il rappresentante dell'assessore Alfonsi, Giovanni Vica Telamanca. Io ti ringrazio veramente, è un grande piacere, ti lascio per noi è un grande piacere averti, è una sorpresa peraltro, a nome nostro, del Rotary nostro. Che sta facendo quest'anno il terzo anno che facciamo una edizione di Rotary Fiume, non è il primo anno, è la terza edizione. Ogni anno facciamo un passetto avanti. Quest'anno Piero sta portando già insieme ad Edoardo Roberto, l'ingegnere che si è occupato, che lui è modesto e umile, sta lì dietro la fila, ma è lui che l'ha organizzata per noi. Stiamo portando avanti questo discorso di educazione ambientale, Plastic Free. L'altro anno abbiamo messo le barriere tramite grandi imprese nostre italiane, le prime barriere sul Tevere, le abbiamo portate noi ad Otterfiume, mi pare che era maggio dell'altro anno, una cosa del genere, in aprile, e sono stati i primi. Tra l'altro adesso ancora ci sono lì a Fiumicino che bloccano le macroplastiche, no? Quest'anno siamo andati anche sulla Niene, quindi diciamo quest'anno siamo andati su un altro discorso più complesso, ma più ambizioso, perché non è solamente la parte del Tevere riguarda Roma, del Fiumicino, ma addirittura arriviamo fino alla sorgente. Quindi è un programma diciamo interdistrettuale, perché tu sai che le Rotary è diviso in distretti delle varie regioni. Il nostro del 2080, qua c'è l'assistente Monica Menichelli, nostra, del governatore del 2080, Guido Franceschetti, ma ci abbiamo anche altri distretti che sono coinvolti, dalla Toscana, diciamo prima dell'Umbria, eccetera. Quindi è più ambizioso, e quindi essendo più ambizioso c'è più lavoro da fare. Okay? Quindi questo è l'inizio, solo è una prima presentazione di un progetto pluriennale che vedrà il nostro club come capostipite, diciamo capofila, possiamo dire così, del Rotary nel contratto di fiume. Però non ci interessa essere capofila, più che altro chi vuole lavorare lavora e andiamo avanti. Questo è il discorso. Allora lascio la parola a Giovanni. Grazie, io mi trovo un po' a sorpresa a sostituire l'assessore Alfonsi, che ci teneva particolarmente a essere qui, ma sarà trattenuta in consiglio comunale. In realtà ha mandato me perché sto seguendo direttamente i nostri cinque interventi
giubilari relative ai parchi d'affaccio del fiume e quindi diciamo sono la persona che ha la parte operativa del nostro intervento in questo contesto. Come sapete si parte dal master plan che riguarda il tratto di urbano in senso ampio del fiume e che è stato elaborato insieme col Dipartimento Programmazione, con l'assessorato di Veloccia, e gli interventi sono molti, sono una quindicina e alcuni sono gestiti dalla regione e noi come assessorato ambiente ne abbiamo in carico 5, Foro Italico e Ponte Milvio, che sono in realtà contigui, e Acqua Acetosa di fronte, scendendo in riva sinistra lo scalo di Pinedo, e poi abbiamo Ostia Antica. A questi si aggiungono gli interventi già realizzati, che sono quelli dei Barconi e Tiberis, e abbiamo anche una interessante opportunità di sinergia con un privato diciamo importante, che è Sorgente Group, che ha chiesto la concessione per il tratto di riva sinistra che va dall'isola Tiberina fino a Ponte Pestaccio, e quindi si occuperà, prenderà in cura quest'area, tutto il sottostante diciamo poi del Potevere Aventino. E ecco, è un grande progetto che io seguo per un pezzetto, per 5 pezzetti se vogliamo, che sono già in fase di progettazione esecutiva. Contiamo di avere il progetto pronto per la conferenza dei servizi a fine maggio, il progetto procantierabile per fine settembre, e quindi avviare i lavori, se tutto va bene, già entro dicembre 2023. Ognuno di questi progetti è differente, anche perché si sviluppano in contesti molto diversi tra loro. Foro Italico è già un costruito, è già un fiume urbanizzato, e Acqua Acetosa invece è un'area boscosa, vorrei dire. E l'idea è comunque quella di recuperare nei diversi contesti il contatto tra la città e il suo fiume. È un contatto che Roma, diversamente da altre città che nascono sui fiumi e si sviluppano sui fiumi, ce ne sono tanti in Europa e nel mondo, e in qualche modo l'hai scatolato e se l'hai dimenticato per tanti anni. Con i muraglioni. Il turco prima, ti dico, ci ha fatto vedere delle foto di Roma antica che addirittura entrava nel fiume, che non c'era, c'era questo rapporto tra quello che dicevi tu, tra la città e il fiume. Certo, abbiamo scongiurato le inondazioni periodiche, ma abbiamo perso anche un rapporto importante con questa risorsa, che invece ha già dimostrato con poco le sue grandi potenzialità. Oggi la riva destra è molto vissuta come percorso ciclistico, come percorso anche di mobilità sostenibile urbana, e questo è bastato pochissimo, diciamo. Certo, il lavoro di tenere le sponde in ordine, pulite e praticabili è un lavoro del quale dobbiamo essere molto grati all'amministrazione regionale uscente. Speriamo che si continui in questa direzione, e l'idea di creare questi parchi d'affaccio non è limitata al bacino del fiume, ma è un'idea di rete, perché poi questo si collega con tutta una serie di percorsi verdi. Faccio un esempio: Viale Mazzini, che vogliamo ricollegare al fiume proseguendo l'alberata. Abbiamo un progetto, anche lì un progetto in corso, proseguendo l'alberata attraverso quelle orge e un parcheggio, per poi avere questa idea che dal fiume si irradiano dei corridoi verdi e ricostruiscono una rete della città. Sia pedonali che ciclabili, anche di esatto, esatto. E dopodiché il parco di Ostia sarà in realtà anche lo scalo degli scavi di Ostia Antica, che si collegherà poi con il battello a Ponte Barconi, quindi abbiamo anche la possibilità di riscoprire il fiume come via di transito e come percorso di transito per i flussi turistici, per la fruizione dei beni questo, archeologici.
all'inizio abbiamo parlato, noi domenica scorsa abbiamo fatto una visita, tutti i rotariani che hanno voluto, nel Volbattello, partendo dal porto di Traiano e salendo su, quindi abbiamo parlato proprio di questo anche a bordo, c'erano delle guide, ed è una cosa bellissima, non si aspettava, cioè molta gente mi diceva, non pensavo che fossimo con questa bellezza sola. È un'enorme opportunità per Roma e io penso che stiamo facendo dei passi importanti. L'occasione del giubileo, dei finanziamenti giubilari sicuramente ci aiuta, ma non è uno spot, diciamo, per il giubileo, deve essere anche un recupero del rapporto tra il fiume e la città. E Sabrina, l'assessore Alfonsi aveva... in realtà andiamo oltre. Però se nasce dalla... Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande su questo aspetto, prego. Parlo così direttamente. No. Ma si sente. Sono poche parole. Volevo prendere... Allora, buonasera, mi chiamo Cicchi Pavone, sono un ingegnere idraulico in particolare e sono socio del Rotary Roma Est. Allora, volevo ricordare che questo spunto, prendendo lo spunto del rapporto città-fiume, che Roma Est sta collaborando e sta sviluppando alcuni aspetti di un progetto UNESCO che proprio cura i rapporti e lo sviluppo integrato tra il fiume e la città di Roma. E sono stati appunto messi a punto non proprio dei progetti, ma degli spunti, diciamo, di sviluppo. E questo aspetto che Roma volta le spalle al fiume è un aspetto che appunto è emerso negli ultimi decenni ed è un aspetto che è molto triste da qualche punto di vista, perché la città dovrebbe arricchirsi di quelli che sono, diciamo, in generale il panorama che il fiume offre. Certo che quando sono stati costruiti questi muraglioni, utili per tanti aspetti pratici, anche l'aspetto turistico di panorama ne è venuto meno. Comunque volevo ricordare, nell'ottica appunto di questa integrazione tra i vari comuni, tra le varie strutture e tra i vari Rotary di cui si è parlato, che Roma Est, in collaborazione ovviamente con quello che è il presidente ex presidente dell'architettura e vari altri esponenti, professoroni, come diceva lei prima, si sta occupando già da un certo tempo di questo progetto UNESCO, che è un progetto integrato e forse conoscete, se non conoscete è opportuno che lo conosceste. Grazie allora noi. Sì, professore, sta prego. Tanto volevo ricordare una cosa, il verde, lei ha fatto riferimento a Piazza Mazzini e il viale che da Piazza Mazzini porta verso il verde. Ecco, attenzione al verde storico, perché quello è un verde progettato da De Vico. Gli effetti di un'importante conferenza internazionale che c'è stata nel 1931, la prima carta del restauro italiano e dell'inserimento appunto del verde all'interno della città. E viene ancora più da lontano, dalla Roma capitale, 1870, prima commissione. Quindi ecco, il verde è un argomento molto 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 delicato e ci vogliono proprio degli esperti nel verde, perché vedo che si tagliano i pini con grande tranquillità. Fortunatamente i pini a Viale Mazzini sono degli abusivi, ciò nonostante non sono nel progetto di De Vico, ciò nonostante ci guardiamo bene dal tagliarli. Il problema di Viale Mazzini, se vogliamo scendere, perché sto seguendo anche quel progetto io che fa parte del nostro piano investimenti, il problema di Viale Mazzini è che l'impianto di De Vico prevedeva un certo dimensionamento delle varie specie arboree che oggi è completamente saltato. Quindi bisogna in qualche modo ricontestualizzarlo, pensando al fatto che gli alberi sono cresciuti e che non si possono ovviamente togliere, perché sono dei begli alberi storici, anche quelli storicizzati. Allora, diciamo, è il disordine storicizzato. È un intervento complesso, per fortuna abbiamo una progettazione di buon livello. In generale devo dire che da quando siamo arrivati abbiamo investito moltissimo sulla progettazione.
Nel 2022 abbiamo affidato incarichi di progettazione per oltre 2 milioni di euro, tanto per dare un numero, e i risultati sono davvero significativi. Anche per gli interventi relativi al Tevere, e abbiamo affidato degli incarichi di progettazione attraverso la società Giubileo 2025 a dei professionisti selezionati sulla base del loro curriculum, delle loro competenze e delle loro conoscenze, e il coordinamento di questi 5 progetti, anche per dare un'omogeneità, sarà affidato all'architetto Tullio, che è anche l'autrice del master plan commissionato da Urbanistica. Io, Giovanni, ti ringrazio. Ovviamente non avevo dubbi che tu... Vieni, Fabrizio, per favore, una foto, Monica, pure tu, per favore, una foto di finito, no, rimani qui pure. Giusto, quasi. Pensi tu, una foto prima così, e poi ti do, che gli ha detto, diciamo, che si vuole, questo club, ma diciamo tutto, sono tantissimi Rotary che ci stanno seguendo anche su online. Posso? Grazie. Giovanni, il tuo secondo sì. Io desideravo fare solo una domanda. Noi nel Rotary, grazie. Nel Rotary, quando proponiamo dei progetti, cerchiamo sempre anche di pubblicizzarli, affinché poi tutta la comunità, come diceva lei, hanno la possibilità di partecipare. A tutti questi progetti che sta pensando per la valorizzazione del fiume e dei tratti del Tevere a Roma, perché insomma in questi piccoli tratti c'è anche la possibilità, io sono sicura che ci sarà la possibilità di pubblicità, però tante volte le comunità non lo sanno, cioè la comunità di Roma non è a conoscenza di tutte le attività che propone il municipio, che propone la regione. E allora ecco, quale sarà anche l'intervento in questo caso? La comunicazione è importante, perché come dice lei si coinvolgeranno i privati, si coinvolgeranno i cittadini, no? Ma poi lì rimane sempre il privato che interviene, che viene coinvolto, però tutta la comunità, quale sarà il canale che verrà usato, che secondo me è importante. Questo è sicuramente molto importante. Noi in realtà tanta importanza diamo a questo, che Sabrina Alfonsi ha voluto ufficializzare un incarico di coordinamento di questo processo partecipativo, che è indispensabile, perché è indispensabile in fase di progettazione, perché se il progetto viene pensato e condiviso con chi poi vivrà quello che andiamo a realizzare, poi l'opera funziona. E noi abbiamo già alcune interlocuzioni in corso, dobbiamo sicuramente allargare il perimetro e stiamo aspettando di avere qualche cosa da far vedere dai progettisti. Io direi che per la metà della primavera, sicuramente per il mese di maggio, avremo degli elaborati da poter condividere, delle suggerimenti, delle indicazioni da poter raccogliere, così come facciamo alla conferenza dei servizi per avere i pareri delle autorità competenti. Dobbiamo cominciare a pensare a una sorta di conferenza cittadina sui progetti, nelle quali i pareri altrettanto importanti, diciamo, della cittadinanza possono avere il loro peso. Lo faremo sicuramente. Perfetto, anche perché i rotariani ce ne siamo, se coinvolgete anche i club molto probabilmente ci sarà una risposta più immediata. E senz'altro, adesso ci scambiamo anche tutti i recapiti del caso, perché sì, essendo purtroppo io a dovermi poi occupare del coordinamento di questi progetti, dovrò anche fare in modo che questa cosa si realizzi. No, grazie Monica, aspetta che ci porta ingegnere idraulico che si occupa di queste cose da una cinquantina d'anni ai noi, perché poi chiaramente l'anagrafe fa di queste cose. Prima di parlare un momentino, diciamo, dei contratti di fiume come straordinario strumento di adozione dei fiumi,
volevo ricordare, proprio come fatto storico, che quando effettivamente c'era un bellissimo rapporto tra la città e il fiume, le foto che ci ha fatto vedere la professoressa sono straordinarie da questo punto di vista, quindi prima dei muraglioni, ma soprattutto prima della costruzione delle due grandi dighe sul Tevere, che fanno un effetto di laminazione, si dice così, diciamo, nella nostra materia, significa che fermano le piene e poi le restituiscono gentilmente nel tempo, cioè non fanno arrivare alla grande piena. Ecco, prima che questo avvenisse, quindi non tanti decenni or sono, il Tevere visitava molto frequentemente la città, come testimoniato dal fatto che ci sono tutti i livelli segnati nelle varie zone di Roma, che voi potete ancora benissimo vedere. Tant'è vero che il Vaticano aveva un servizio di barchini che veniva utilizzato spesso, molto spesso, per portare il pane alle massaie che veniva dato dalle finestre, perché è chiaro che quando c'erano 2 metri d'acqua era difficile andare dal fornaio per le massaie. Ecco, questi erano dei problemi seri, certo si affrontavano appunto con i barchini, però diciamo, non so se oggi diciamo, le persone che vivono a Roma, i romani, sarebbero disposti a fare cose di questo tipo. Peraltro un'altra curiosità storica è che la fontana della Barcaccia del Bernini, famosissimo a Piazza di Spagna sotto la Trinità dei Monti, immaginiamoci che tipo di estensione avevano queste visite periodiche del Tevere a Roma. Quindi anche quando si fanno naturalmente i progetti di riapertura della città al Tevere, beh, è chiaro che bisognerà tenerne conto, debito conto, su questo non c'è alcun dubbio. Bene, adesso torniamo al nostro argomento. Io farò una veloce carrellata anche di carattere storico, visto che abbiamo parlato molto di contratti di fiume, con questo testo dovrei avanzare, vediamo se è vero, sì. Ecco, vedete, i contratti di fiume iniziano a diffondersi addirittura in Francia alla fine degli anni 70, per poi espandersi appunto in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, la Spagna, Svizzera, Italia e anche in altri, diciamo, processi di trasformazione, da questo dal punto di vista storico. Una certa diffusione si è avuta addirittura anche al di fuori dei confini europei, quindi vedete anche nel Quebec canadese, perfino nel Burkina Faso, incredibilmente. Un forte slancio alla diffusione dei contratti di fiume è stata la direttiva, quella del 2000, la 60, che istituisce appunto l'azione comunitaria in materia di acque, e quindi all'articolo 14 si dà grande enfasi a questo discorso. Gli Stati membri quindi promuovono ovviamente la partecipazione attiva e l'attuazione naturalmente proprio in base ai piani di bacino. Lo scopo della direttiva è chiaramente istituire questo quadro di protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere sotterranee che, ecco, devo fare in questo modo, impedisca quindi che cosa? Un ulteriore deterioramento della qualità, no, degli ecosistemi, delle zone umide, ecosistemi acquatici e poi in definitiva del mare, chiaramente. B, agevoli un utilizzo idrico chiaramente sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Miri poi inoltre alla protezione naturalmente rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle perdite di sostanze e così via. Ancora, altro scopo diciamo della legge comunitaria, assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca naturalmente l'aumento, che è molto importante per le faune. Ancora contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità, ed ecco le famose e anche un po' vituperate dighe, se me lo consentite, che sono sempre più necessarie, perché si dice in questi giorni si parla di grande siccità, di problemi enormi dell'Italia in via di desertificazione. Mi pare veramente un'esagerazione per il paese che ha la maggiore piovosità di Europa, che ha una grande abbondanza di acque, perché ogni anno il dio pluvio ci manda tra i 300 e i 350 miliardi di metri cubi piovono sull'Italia. Noi ne utilizziamo tra il 10 e il 15%, quindi vuol dire che il 90-85% se ne va a mare. Quindi se adottiamo diciamo, lo spirito
del buon padre di famiglia che mette da parte le risorse quando ce l'ha per poterle utilizzare quando non ce l'ha, ci sono problemi. E quindi le dighe ci possono aiutare nella siccità, ma ci possono aiutare soprattutto per evitare le alluvioni terrificanti che sempre, diciamo, in qualche modo ci contraddistinguono. Ancora ridurre in modo significativo l'inquinamento dell'acqua sotterranea, proteggere l'acqua territoriale, diciamo, prima ancora le varie direttive, siamo stati sempre più avanti dell'Europa, quindi da questo punto di vista veramente abbiamo fatto scuola. Le prime esperienze si sviluppano in Lombardia, in Italia, proprio intorno agli anni 2000, quindi con grande tempestività rispetto alla direttiva europea, in Piemonte nel 2007 i contratti di fiume, e poi si fa la carta nazionale dei contratti di fiume, cui si è un po' anche accennato. Dopo un lungo lavoro, chiaramente condotto nei territori, nel 2015 c'è la legittimazione dei contratti di fiume a scala nazionale con l'articolo 68 bis del testo unico ambientale, il famoso 152, che ben conosciamo. Il ruolo dei contratti di fiume chiaramente è uno strumento volontario, questo lo dobbiamo dire, eticamente significativo all'interno della legge, perché il suo valore risiede proprio in questa volontarietà e nella libera scelta come condizione essenziale. Nello stesso anno in cui arriva il riconoscimento dei contratti di fiume nel testo unico, vede la luce un altro importante documento, che sono le definizioni e i requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume. Il testo è curato dal tavolo nazionale, naturalmente in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente e con l'ISPRA, e la sua stesura collaborano circa 40 esperti. Sostenuto con forza naturalmente dal Ministero dell'Ambiente e anche dopo alcuni anni, nel 2017, a fine di dare sostegno alle regioni e ai distretti, si istituisce un apposito osservatorio nazionale. La nascita dell'osservatorio serve chiaramente a favorire la normalizzazione dei contratti di fiume, costituire una banca dati e favorendo gli scambi e le collaborazioni, come è ovvio che sia. La Regione Lazio, con la sua legge di stabilità del 2017, ha riconosciuto ai contratti di fiume il ruolo strategico e il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale, di difesa, eccetera, lo dicevo proprio all'inizio, ricordate, nella sua introduzione il nostro moderatore, l'avvocato Orlando. Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 95, la Regione promuove il contratto di fiume di lago, di posto, di foce, di qualsiasi strumento volontariato, di programmazione strategica e la gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, la tutela, la valorizzazione e così via. In maniera assolutamente egregia, la nuova, diciamo, configurazione delle autorità di bacino, che come sapete non ci sono più, sono state aggruppate nelle autorità di distretto, però utilizzando tutto il gran lavoro fatto precedentemente dalle autorità di bacino, in maniera molto egregia stanno effettivamente facendo tutte queste cose. All'articolo 3 del comma 96 la regione attiva e coordina tutto e proprio sulla questione dei contratti di fiume e anche di un tavolo tecnico dei contratti di fiume lago foce e costa a fine appunto di fornire questo coordinamento regionale in modo da portare avanti gli obiettivi stessi ancora nel 2019 di fiume, in maniera quindi abbastanza operativa. Se filtrassimo tutte le acque salate del mondo, scopriremmo che ogni chilometro quadrato di esso contiene circa 46.000 microparticelle di plastica in sospensione. Forse oggi siamo andati anche oltre. I dati dello studio, questo Science Advances, parlano chiaro: la produzione mondiale di resine, fibre e plastica è cresciuta dai 2 milioni di tonnellate del 1950 ai 380 milioni del 2015. Il problema vero è questo. Ci sono delle belle pratiche, dei bei casi, e per esempio adotta un fiume, quello per esempio del fiume Brenta, dove l'associazione del bacino Acqua del Fiume Brenta ha fatto delle operazioni straordinarie, va avanti molto rapidamente per guadagnare tempo, e sono state fatte, diciamo, naturalmente degli avannotti, sono stati portati nell'ambiente, i bambini hanno assistito, e questo è molto importante perché gli adulti di domani si allevano oggi, come sappiamo bene. La formalizzazione del contratto di fiume dal Tevere a Castel Giubileo, dopo appunto la manifestazione di interesse di intenti del 2017, c'è stata questa realizzata la raccolta di prima massa critica di adesioni, hanno collaborato tantissimi dal 2018 in poi, in parallelo svolgimento
il programma d'azione, il documento strategico, ha proseguito, impostazione della futura gestione con una georiferenziazione giornale, con tantissime amministrazioni pubbliche che sono state diciamo coinvolte, università, enti di ricerca, ordini professionali, associazioni di, poi ancora di volontariato, di categoria, con soggetti privati, vedete quanti sono, e finalmente, 22 febbraio 2022, la sala terrena della Regione Lazio, dopo questo lungo e intenso naturalmente processo, avviato da Agenda Tevere l'Onlus del 27 giugno 2016, è stato finalmente firmato l'atto di impegno per il primo programma triennale di gestione del contratto di fiume da Castel Giubileo alla Foce. Da quel momento la città metropolitana di Roma sarà il soggetto responsabile del contratto di fiume Tevere con il supporto di Agenda Tevere Onlus. 6 assi strategici, 86 sottoscrittori, di cui 55 associazioni, 49 azioni e quasi 80 milioni di valore complessivo del primo programma triennale d'azione, di cui 78 già disponibili. Questi alcuni dei numeri naturalmente del contratto di fiume Tevere per questo piccolo tratto urbano. L'ambizione del Rotary è quella di avere l'adozione di un contratto di fiume che arrivi fino alla foce, che come sapete per 4 metri è in Emilia Romagna grazie al Duce che voleva le fonti del Sacro Tevere nella sua provincia di nascita, come sapete bene. Vi ringrazio dell'attenzione, forse abbiamo recuperato qualche minuto. Grazie per me. Ecco. Evviva, grazie. Ecco Piero, anche con Piero, per favore. Ok, evviva, grazie. Bocca al lupo. Ringrazio l'ingegnere Masullo e quindi voi come sapete abbiamo una sede realizzata sul fiume Tevere ormai da diciamo arrivo a 38 anni, forse da 35 anni, e quindi abbiamo vissuto momenti epici, abbiamo vissuto momenti magici, però in questo momento sentiamo proprio il grande desiderio di quelle famose 13-14 competenze. Un po' devono diminuire e quindi diciamo restringerle e farle diventare attive, farle diventare produttive, meno chiacchiere e molti fatti. Intanto vi presento Andrea Di Paola. Tu sei abituata ai fatti e non alle chiacchiere. Sei una anomalia. Deve essere. E Andrea Di Paola. Che adesso vi racconterà intanto che cosa fa nella vita. E poi un bellissimo progetto che abbiamo pensato insieme. Allora, buonasera a tutti, è un piacere essere qui e grazie Carmen. Io sono Andrea Di Paolo, sono direttore dell'ufficio legale del Sud Europa di British American Tobacco e vicepresidente di BA Trieste. A Trieste stiamo facendo un investimento di 500 milioni di euro in 5 anni con un impatto occupazionale di 2700 posti di lavoro. Sarà un hub completamente dedicato alla produzione dei prodotti di nuova generazione, e noi come azienda siamo in una profonda trasformazione, stiamo lasciando alle spalle il vecchio prodotto, quello a combustione, e stiamo puntando tutto su prodotti a rischio ridotto. La nostra mission aziendale è a better tomorrow, quindi un futuro migliore sia per i nostri consumatori offrendo questa alternativa a rischio ridotto, per i nostri dipendenti offrendo dei posti di lavoro con degli alti standard e per le comunità in cui operiamo, quindi cercando di non dare un impatto negativo. A Trieste sin dal giorno 1 saremo carbon neutral. Tra i nostri obiettivi di sostenibilità abbiamo entro il 2030 di essere carbon neutral non solo negli stabilimenti produttivi, ma in tutta quanta la filiera. Nel 2025 toglieremo tutta la plastica monouso dal packaging dei nostri pacchetti. Lo stabilimento che abbiamo messo a Trieste utilizzerà il fotovoltaico, quindi che da solo produrrà tutta l'energia che abbiamo. Abbiamo degli obiettivi di consumo di acqua con una riduzione del 35% e di utilizzare il 30% dei processi produttivi in altri processi. Insomma, siamo un'azienda penso all'avanguardia da questo punto di vista. Perché sono qua?
Perché da 3 anni intanto perché, insieme. Perché da 3 anni collaboriamo con Mare Vivo su un importante progetto, un progetto che è nato durante la pandemia. Durante il lockdown stavamo tutti a casa e chi è abituato a viaggiare e lavorare tanto si stava annoiando, quindi abbiamo iniziato a pensare cosa possiamo fare. E abbiamo messo in contatto con Mare Vivo e abbiamo iniziato questo percorso. Il progetto si chiama Piccoli Gesti, Grandi Crimini. E noi come industria del tabacco siamo una parte del problema, che è quella del cattivo vizio dei fumatori nel buttare i mozziconi a terra. E, però vogliamo essere anche una parte della soluzione e quindi di educare questi consumatori a non buttare i mozziconi a terra perché fa male all'ambiente. Ma all'ambiente, ma poi voi sapete che comincia, da dove comincia il mare? Dal tombino che voi trovate quando camminate per strada. Il tombino normalmente è un posacenere, perché anzi la gente sta proprio attenta a centrarlo il tombino, giusto? In maniera che quello va direttamente nel fiume, perché a Roma va nel fiume, e poi ci sono quei poveracci che noi chiamiamo volontari e che dovranno raccogliere in spaggia se siamo fortunati. Benissimo, ha fatto un quadro perfetto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato questa campagna di sensibilizzazione che ha però delle peculiarità. Intanto è una campagna con strumenti di marketing non convenzionali, perché nelle città dove l'abbiamo implementata andavamo a installare una scena del crimine con recintata con il nastro quello dei RIS. Ho dato delle slide, non so se sono mai arrivate. Arrivate dovrebbero essere arrivate. E dove c'era un RIS intento a fare i rilievi e dove c'era l'arma del diritto che era un mozzicone e tutte sagome di pesci e animali marini morti. Quindi scenografia proprio sì, ad alto impatto veniva installata senza dire nulla e dopo 1 o 2 giorni c'era la conferenza stampa con il reveal della campagna e dalla mattina c'erano tutti quanti i manifesti affissi in tutti quanti gli spazi che ci dava il comune. I pesci in mezzo alla cosa erano... No, non deve stare come di plastica. Portavo io peschi morti, però. C'erano i volontari di Mare Vivo che andavano a distribuire, in 3 anni abbiamo distribuito più di 150.000 portamozzicone portatili. Perché noi in tutte le nostre analisi e studi che abbiamo fatto non è che la soluzione... Allora, intanto siamo partiti da una ricerca fatta con l'Università Federico II di Napoli su quali erano i driver dei fumatori a buttare il mozzicone a terra. Il primo era perché non sapevano che il mozzicone a terra creasse problemi all'ambiente. Il secondo perché non ci sono cestini. E il terzo è perché non ci sono le multe. Adesso il terzo non è vero perché dal 2015 c'è un decreto legge che comunque multa chi butta il famoso littering a terra. Quindi... Posso dire qual è stato? Quando abbiamo fatto la ricerca sul discorso, quindi intanto ci volevano i vigili che facessero le multe. Spesso ho incontrato vigili che fumavano e che quando gli dicevo qualcosa facevano così con la mano e io vedevo, dico guardi, vedo fumi, vedo di lei, non so dove e quindi la punta, e la multa era anche alta perché arrivava fino a 70 euro. No, la multa arriva a fino a 300, cioè se si tratta di un mozzicone in sigaretta viene raddoppiata, quindi 170. Se uno butta uno scontrino a terra sono fino a 150, se un mozzicone arriva a 300. Il problema è che sapete quante multe sono state fatte in 5 anni in Italia? C'è stata un'interrogazione parlamentare, sì, non arrivano a 5. Io ho soltanto conosciuto una signora. Un appello sulla legge salvamare. Veloce. Magarissimo. Vai. Allora noi ci aspettiamo da tutti voi una forza incredibile perché tutti insieme, ognuno di voi sicuramente rappresenta qualcosa di importantissimo. Quindi come si fa? Far passare una legge e non far passare i decreti attuativi. Quindi non avere la legge. Questo è il risultato. Fine. Aspettiamo quindi da tutti voi e sicuramente avrete amici importantissimi e tutti insieme ce la faremo, vogliamo i decreti attuativi, abbiamo all'interno dei decreti attuativi tantissime cose importanti, a cominciare anche dagli installatori.
Abbiamo fatto un tavolo, noi di Mare Vivo, un tavolo con il Ministero dell'Ambiente, ormai sono passati quasi 3 anni, e in un anno con istituti superiori di sanità, cioè con tutti gli organi competenti, incredibilmente, in un anno siamo riusciti a dare le linee guida per i dissalatori. Tutto nel cassetto. E così per i rifiuti, e così per i pescatori, e così per tutto. Quindi legge salva mare. Partiamo con il pilota che poi partiamo con il pilota, io, poi dopo raccontiamo come al solito quando questo ci riagganciamo. Ci possiamo riagganciare se appunto con BAT riusciamo a fare questo miracolo, in maniera che possiamo conoscere davvero non solo quello che io raccolgo, ma anche tutto il resto, e dopodiché ci riattacchiamo tutti alla legge salva mare, perché devo dire che la legge Lazio ha messo 2 barriere sul fiume Tevere ed è stata l'unica regione che si è data da fare per la plastica, ovviamente. Ovviamente abbiamo dei consorzi che raccolgono, quindi tutto quello che può essere gestito è un rifiuto che è sopportabile, anche se il fiume non è un'arteria che porta al mare e deve essere necessariamente carica di qualche cosa che non sia solo acqua. Grazie. Grazie di cuore, Carmen, grazie. Mare Vivo in prima linea veramente operativa, e ringrazio America Stobat, che è una delle quelle aziende che sta lavorando per aiutare poi il discorso anche per il fiume, anche per il fiume Tevere. Quindi in questo aspetto ringrazio il dottore che ha parlato in maniera chiara, progetti concreti, veramente complimenti. No, io ringrazio voi, ma ci tengo a dire che quando noi facciamo una cosa poi andiamo a vedere anche il follow up, nel senso noi possiamo darvi la tecnologia e i risultati del monitoraggio, però ci deve essere poi qualcuno che dà un seguito, perché il problema che noi vediamo più grande è che dopo che si fa uno sforzo del genere, e vi assicuro che queste campagne costano tanti soldi, e vedere poi il 70% di riduzione in una città che nel giro di pochi mesi ritorna a zero, questo sinceramente è la sconfitta più grande, perché noi diamo gli strumenti per arrivare al 100%, ma se poi questi strumenti non vengono dati, questo è il problema. Quest'anno stiamo sviluppando, e ci sta costando tantissimo, una piattaforma tecnologica da dare ai comuni che parteciperanno all'edizione 2023 di Piccoli Gesti e Grandi Crimini, dove hanno in tempo reale il monitoraggio dei rifiuti, dei cassonetti, se sono pieni, sono vuoti, sono rotti, del servizio municipalizzato che va a raccogliere i cassonetti, dell'aria, dell'acqua, e soprattutto i suggerimenti che genera questa intelligenza artificiale per migliorare la situazione. Ma se questo poi non viene implementato, noi abbiamo buttato soldi e abbiamo fatto sforzi. Io ti ringrazio, e la tecnologia può aiutare, no? Esperto, lavoro, oggi la tecnologia aiuta, però poi deve esserci una costanza nel poi metterla in pratica e come utilizzarla. Esatto. Perché uno fa poi il progetto di ricerca, lascia il progetto, ha finito il prodotto e poi viene abbandonato lì. È un po' quella la logica della divulgazione. Io ti ringrazio come al solito, volevo salutare il Monsignor Vittorio Formenti della Abbazia di Santa Maggiore, la ringrazio a nome del nostro, tutti i presenti, tutti gli amici, grazie, e poi magari avrà modo, se vuole, di intervenire. Buonasera a tutti, e grazie per avermi chiamato qua a parlare. Veramente un onore. Allora, oggi vi parlerò del turismo fluviale e le opportunità per il Tevere, perché innanzitutto io mi occupo di marketing culturale, per cui vi presenterò questa scaletta. Parleremo di sviluppo del turismo fluviale, il turismo fluviale, il business model del turismo fluviale e le opportunità del Tevere. Allora, io mi occupo di marketing culturale come program manager dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che è un'associazione che riunisce i proprietari privati del patrimonio culturale privato italiano, e sono ufficio stampa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, e sono la responsabile di Riattivati per la comunicazione e il marketing culturale, che è un'associazione che si occupa di promozione del territorio reatino.
Allora, perché parliamo di turismo fluviale? Innanzitutto bisogna domandarsi che cos'è il turismo in chiave moderna, come lo vediamo noi oggi. Il turismo in chiave moderna, ovvero quello dei viaggi organizzati che facciamo tutti quanti, nasce in realtà tramite questo signore che si chiama Thomas Cook, il primo ideatore dei viaggi. Nel 1841 questo signore, il 5 luglio, organizza il primo viaggio di gruppo organizzato per 500 persone per spostarsi in treno, perché il treno veniva utilizzato dai lavoratori per andare al lavoro e lui decise di utilizzarlo in realtà per uno spostamento comune che era questo evento, questo festival, e quindi ci fu il primo viaggio per queste 500 persone e nacque così la prima agenzia di viaggi, Cook's Excursion. Però passa un po' di tempo prima di arrivare al turismo fluviale. Il turismo fluviale è una nicchia del turismo, un segmento che si comincia a sviluppare nel periodo post-industriale, alla fine del Novecento, nell'ultimo quarto del Novecento, per un desiderio di sostenibilità, che appunto è quello che ci spinge oggi qua tutti quanti, e per uno sviluppo economico, perché si stavano sviluppando le nuove vie, le nuove vie fluviali del commercio, e per politiche di riqualificazione ambientale come quelle che ci spingono qua a noi oggi, e per benefici socioculturali, perché i fiumi sono comunque la tradizione e i corsi d'acqua sono la tradizione delle culture. Allora, però, prima di arrivare a una definizione vera e propria che ci dà Cerruti nel 2014, passò del tempo. Ma Cerruti ci dice appunto: attività legata alla presenza di acqua in fiumi, canali, laghi, lagune, il turismo fluviale è il frutto della coesistenza e di integrazione tra due componenti, le pratiche nautiche ed acquatiche, cioè la cosiddetta componente blu, e le pratiche terrestri, identificate nella componente verde e grigia. Inoltre, questa nozione composita di turismo fluviale racchiude in se stessa il concetto quantitativo tipico della cultura anglosassone, cioè il patrimonio, il paesaggio ed il tempo libero. Ma arrivati a questo, il sunto è che per fare un lavoro sul turismo fluviale bisogna partire da un business model che ci porterà poi a una matrice competitiva. Allora, business model si fa sull'analisi di desk, ovvero che cosa abbiamo in campo oggi, e oggi ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare durante tutta questa giornata. E poi fare uno studio di quella che è l'analisi internazionale, quindi che cosa fanno gli altri a livello internazionale con i fiumi negli altri paesi. Bisogna fare un audit degli stakeholder del Tevere. Questo è un lavoro che appunto fa parte di questo business model. E poi un'indagine di mercato internazionale della domanda del turismo fluviale dell'Europa. Allora, in questo momento io ho dei dati legati appunto al benchmarking internazionale e all'indagine di mercato internazionale del turismo fluviale in Europa. Partendo appunto dal benchmarking internazionale su uno studio in Europa, sulla Senna, la Loira, il Rodano, l'Ebro, il Reno, il Danubio, i fiumi di Brandeburg e Tamigi, si può rilevare che il 60% del turismo è legato agli stranieri, quindi non ai locali ma agli stranieri. I progetti che hanno fatto questi territori sono tutti quanti rilevabili tra i 7 e i 10 anni. La comunicazione è tendenzialmente una comunicazione online, ovvero informazioni riguardo all'ospitalità, le attrazioni, la navigabilità e sia delle strategie che delle analisi su una profilazione dell'utente. Il modello più utilizzato da tutti quanti è l'unione di fiume e bicicletta. Fiume e bicicletta, ma anche di navigabilità leggera e sostenibile. Quindi si sta cercando con le nuove tecnologie, con i battelli elettrici e solari, di rimpiazzare i motori per una sostenibilità.
Utilizzando questi standard europei, la comunicazione del turismo fluviale è legata all'online, quindi la vendita online è il 64%. La tipologia di turisti è una tipologia di turismo strettamente individuale. Il 10% si organizza in gruppi. Il profilo del turista, questa è quella, la parte che ci interessa di più a noi, il profilo del turista è un turista, una persona che ha intorno ai 45 anni, viaggia in coppia o con amici, si sposta in auto o in treno per arrivare nei luoghi e per visitare i luoghi si muove in bicicletta, quindi viaggia da una parte e dall'altra nei borghi stessi, nella cultura mobile, quindi tutti quegli interessi mobili della cultura, che possono essere musei, possono essere tutte quante le attività del territorio tangibili. La durata del viaggio è solitamente una settimana, va in strutture recettive che hanno bisogno, e questa è una cosa molto importante, che hanno bisogno di servizi per le biciclette e per i transfer, quindi ricovero per le biciclette e transfer. Fanno appunto attività fisica connessa alla cultura, quindi è un insieme questa bicicletta e cultura. E poi la scelta della destinazione è legata all'autenticità e alla tipicità del luogo. Naturalmente l'aria aperta, perché stiamo parlando di fiumi, e la lentezza, quindi si parla di un turismo lento, che sembra un po' un ossimoro parlando di città, perché comunque anche all'interno di una città, che può essere Parigi o Londra, perché comunque stiamo parlando di queste tipologie di città, si può passare a un turismo lento, quindi una tranquillità nella città, un godersi un viaggio. Allora, attraverso queste informazioni si possono avere un paio di idee su come migliorare in questo momento la fruibilità del turismo fluviale. Diciamo che una parte di mobilitazione già ci sta per creare un club regionale del turismo fluviale, con un consiglio regionale che riunisca le istituzioni, e quindi già ci si può arrivare, e utilizzare tutto questo qua per una comunicazione che avvicini al cliente, attraverso le istituzioni al cliente. Noi il turismo lo abbiamo, nel senso che non è che bisogna pubblicizzare più di tanto per far venire le persone in questi luoghi. Il fatto è che manca una comunicazione proprio dedicata al turismo fluviale, quindi dei canali stessi che riuniscano queste offerte e che le mostrino in un solo luogo, perché la comunicazione mista fa sì che le persone siano confuse. E poi ci sta un altro fattore che è molto importante, ovvero bisogna avviare ai fenomeni dei freni psicologici legati al fiume, perché molto spesso c'è una concezione di lentezza, di noia, ma anche di poca sicurezza nei confronti dei bambini. Stessa situazione appunto nei confronti anche della pulizia stessa, che può creare problemi. E quindi ovviando a questo, facendo delle campagne sociali per cancellare questi freni psicologici, si può arrivare a ottimi risultati. Qua prendiamo ad esempio un case study che è già stato fatto. È stato fatto sul Po. Questo case study si chiama KPL. Allora, come si può osservare da questa matrice competitiva, che era quella di cui il risultato finale di un business model si riduce a uno schema di questo tipo, è che effettivamente la priorità massima di questo stadio fa sì che per terra e per fiume i circuiti enogastronomici e i circuiti culturali siano molto più importanti del restante delle attività, con le escursioni sopra il fiume. Questo è stato fatto sulla laguna di Venezia e Cremona, e parchi e osi naturali che abbiamo anche noi,
e turismo e cicloturismo sono in seconda linea rispetto a queste attività. Poi eventi spettacolari, rassegne musicali, noi ne abbiamo tante sopra il nostro fiume, perché comunque c'è l'estate romana, ci sta la settimana dell'isola Tiberina al cinema, e le sagre e le feste internazionali, e poi il noleggio delle houseboats. Noi abbiamo delle houseboats sopra il Tevere, bisognerebbe utilizzarle perché sono veramente poco utilizzate. Le barche sono delle barche sul Tevere dove poter dormire. Noi ne abbiamo di barche sul Tevere, soltanto che non sono sfruttate. Ci stanno due locali sul Tevere, però il resto delle houseboat che cosa fanno? Quindi ci sono parecchie... Ce n'è una che mi pare che ospita Mare Vivo, non è quella, quella sì, più, sì. Più grossa. Quella più grossa ospita Mare Vivo. Carmen è qui ancora... C'è, mi sa che è uscita. Sì, ma c'è fuori, c'è sì, ancora. Sì, c'è. Allora, quindi andando ad analizzare questo, ma perché arriviamo a questo punto? Perché poi effettivamente queste cose sono delle cose che se uno ci pensa sono piuttosto palesi, ma pensando uno studio, per creare un investimento bisogna partire dal fulcro centrale, ovvero quelli, l'investimento deve essere fatto su quello che è l'interesse principale. Qua l'interesse principale è questo qua al centro. Ma questo è uno studio che è fatto su appunto il Po, con le informazioni che abbiamo rilevato da gli studi del benchmarking e gli studi sulla richiesta, potremmo individuare appunto con la stessa metodologia uno studio mirato al Tevere. Grazie dell'attenzione e per qualsiasi informazione, questi sono i miei recapiti. Grazie. Okay. Allora, grazie mille, Lavinia, grazie di cuore. Una mia amica gli ha detto, Lavinia, che ci conosci bene, però diciamo volentieri abbiamo delle che gli ha detto, grazie di cuore per l'intervento. Grazie ancora. Grazie. Allora, adesso grazie, bravissimo. Allora. Grazie soltanto veramente per un saluto veloce, per esprimere il mio personale apprezzamento per questa iniziativa. Che è il terzo anno che avviene. Insomma, ci ho tenuto ad essere presente per portare il saluto anche ovviamente del municipio e dell'istituzione che rappresento, perché naturalmente l'apprezzamento va non soltanto nella capacità dell'associazione Rotary di insomma essere attiva sul territorio romano. Noi abbiamo degli esempi molto concreti anche nel nostro territorio, delle nostre iniziative, di quello che fate per il municipio secondo, ma per l'intera città, ma anche perché comunque insomma, il tema che state affrontando è un tema di grandissimo rilievo. Stiamo parlando di qualcosa che il confine nord del secondo municipio, ma siamo lambiti anche dall'Aniene, abbiamo sottoscritto anche il contratto di fiume Aniene come secondo municipio, oltre che quello del fiume Tevere. E quindi parliamo di una, insomma, di qualcosa che è fondamentale per questa città, non soltanto perché è un grandissimo patrimonio ambientale, come è stato già ricordato dagli interventi che ci sono stati, ed è un patrimonio naturalmente turistico, perché insomma ci sono città che hanno giovato della presenza del fiume, che è un'attrattiva. Roma da questo punto di vista ha ancora molta strada da fare, ma il fiume Tevere è di fatto un monumento di questa città, perché diciamo appartiene alla città fin dalle sue origini, ma anche dal mito. Io insomma, che sono laureata in lettere antiche, ho fatto una tesi di laurea, adesso faccio un piccolo excursus personale, vi rubo qualche minuto. Una censura davanti a sì.
e ho fatto una tesi di laurea in storia greca raccontando, diciamo, il mito di fondazione della città di Troia. Ci sono molti legami tra i fiumi della città di Troia e la città di Roma, il suo fiume, non a caso Enea, quando parliamo dei miti storici di fondazione, quando si andava oltre i confini della propria città, stiamo parlando di Troia, della Seminore, dei movimenti appunto di migrazione dell'epoca, si andava nei luoghi in cui c'era una maggiore, si riconosceva meglio la propria madrepatria, e c'è questa vicinanza tra la città di Troia e la città di Roma, quindi il fiume appartiene alla storia di questa città. E noi non possiamo, ciascuno di noi singolarmente, le associazioni, i cittadini, coloro i quali hanno delle attività lungo il fiume, non possiamo non prenderci cura e non affrontare il tema della tutela del nostro fiume, della sua valorizzazione e del suo benessere, perché questo insomma è assolutamente necessario farlo. Grazie. Grazie Presidente, grazie di cuore. Quello che non so, voglio dire, ma ricordo a tutti, soprattutto a voi, che questo è un programma pluriennale, interdistrettuale, quindi diciamo che ci rivedremo senz'altro il prossimo anno con una platea ancora più numerosa. Qui ci sono quelli che hanno portato avanti il progetto dall'inizio, cioè professoressa Turco, Edoardo Roberto, l'ingegnere Masullo, però durerà anche lo stesso Piero Orlando, che è il presidente dell'Astronautica e di M.O. Teore. Però il prossimo anno la platea sarà molto più ampia. Molti ci stanno seguendo adesso online sul Zoom, quindi ecco già l'avviso che anche il prossimo anno sarà andremo avanti. Allora, la ringrazio, la vediamo. Grazie di cuore. Che il vero Edoardo, puoi venire? Possenti, alti e possenti. Sembra che. Grazie a voi. Eccoci, come è stato appena citato Papa Francesco, una notizia bella, avete sentito che già domani esce dall'ospedale. E ha detto che vuole fare lui la presidenza di tutti quanti i riti della Settimana Santa. Ha delle risorse, evidentemente, e così. Ma sarò molto breve. Guardate, nei miei 36 anni di servizio alla Santa Sede, ho avuto modo di girare un po' l'Italia, molte volte invitato proprio dai club dei Rotary. Sono andato soprattutto quando dirigevo l'ufficio statistica della Segreteria di Stato per parlare delle dinamiche numeriche della Chiesa, cioè la Chiesa, no? Popolo di Dio, concetto teologico, ma poi è fatta anche di persone. E voglio davvero così bruciare grande l'incenso, perché siete una bella realtà. Una realtà, direi, che fa anche business, ma fa anche, direi, porta avanti dei bei valori, insomma, no? E stasera ne abbiamo la dimostrazione. E la dimostrazione io vorrei sintetizzarla con una frase. Quando ero giovane sacerdote nella mia parrocchia a Brescia, ero viceparroco, avevo i Boy Scout, sapete chi li ha fondati, no? Baden Powell, dando loro un pochettino una religione laica, ma in realtà piena di valori, no? A questi Boy Scout, ai quali diceva: ricordatevi di lasciare il mondo un po' migliore di come l'avete trovato. È quello che auguro a ciascuno di voi. E stasera diciamo che i temi sono tutti questi, lasciamo il mondo per quello che abbiamo trovato. Grazie. Grazie. Allora Piero, siamo giunti al punto di svolta. Chiamo, intanto ti ringrazio Piero. Ringrazio Piero Orlando per tutto il lavoro che ha fatto. Grazie. Un applauso per favore a Piero, che è stato bravissimo. Davvero non so come ringraziarti per oggi, tutto il lavoro che hai fatto Antonio, insieme all'ingegnere Roberto. Ti faccio un applauso mio. Grazie. Spero che rimarrai con noi. Timo solo, perché invito il nostro grande amico, invito
il nostro grande amico, nonché moderatore di questa altra seconda sessione. Poi è una maratona, perché sennò poi noi non riusciamo, tu sai benissimo, a un certo punto arrivano i campi della come tu sei maestro, della fame, e allora a quel punto siamo là e finita, siamo fregati. Allora dobbiamo andare avanti, cercare di arrivare alla competenza del programma. Io ti ringrazio, ecco, cedi pure, passiamo a un'altra, io ti lascio a questo punto, sto tranquillo, perché lui, tu sei un tecnico artista veramente fantastico. La professione di avvocato sta diventando la mia seconda attività. Scusate, io sono un pastore sardo, ecco, e pertanto oggi ero impegnato nella marchiatura delle pecore, quindi non mi sono potuto preparare sul programma. Sono sempre chiamato a improvvisare, ma d'altronde lì parliamo di un gregge e qui parliamo di una comunione, di una grande società di persone che vivono. Oh, tra l'altro, a proposito di Fiume Tevere, stavo ricordando a Monica Menichelli che sono proprietario di 20 metri di sponda del Fiume Tevere. Sì, perché la mia azienda si protende fino al Fiume Tevere ed ha questi 20 metri per l'attingimento delle acque. Ecco, questo fiume che diventa risorsa, perché le nostre acque poi sono dedicate all'agricoltura, quindi alla produzione, quindi a un qualcosa che è di naturale, di genuino. Proprio in questi giorni c'è stata quella grandissima vittoria dell'Italia che ha fatto preparato una legge per combattere i cibi sintetici. Viva Dio, continuiamo ad innaffiare con le acque del Biondo Tevere, anche perché la mia azienda agricola si trova molto prima di Roma, dove il Tevere è ancora biondo. Poi fa una passeggiata in città e qui cambia il colore del suo volto. Bene, e allora energetica, progettualità dei bacini idrici e tecniche. Grazie mille Pino, sì, in effetti era calzante la tua introduzione e adesso vedremo per quale motivo. Grazie. Allora, buonasera a tutti, Rolando Roberto, mi occupo di energia da 15 anni e stasera volevo trattare con voi un tema che è quello energetico. Dice, ma che cos'è questo tema energetico, ma perché, cosa c'entra con l'acqua? Beh, le nostre società come si sono sviluppate? Si sono sviluppate quando eravamo raccoglitori intorno, chiaramente, se guardiamo tutte le nostre città, sono nate intorno ai corsi fluviali, perché noi avevamo bisogno di pescare, fare attività, perché l'acqua è vita, mangiare cibo. Adesso la nostra società oggi non si nutre solamente di acqua e di cibo, ma anche di energia. Quindi ognuno di noi, telefono, auto elettrica, magari anche i battelli elettrici che poi andranno a navigare i nostri fiumi. Ma questa energia da dove la prendiamo? La prendiamo e la dobbiamo prendere dalle fonti rinnovabili. Fonti rinnovabili, ormai la conoscete tutti, il fotovoltaico è quella per eccellenza, che è quella che si sta sviluppando più rapidamente. I costi anche di questa tecnologia sono veramente interessanti e il costo di produzione del singolo kilowattora elettrico è il più competitivo rispetto a tutte le tecnologie ad oggi. Quindi ovunque sorgono insediamenti umani, noi abbiamo storicamente bacini d'acqua, corsi d'acqua e quant'altro. Come possiamo effettivamente andare a sfruttare in alcuni casi gli accumuli idrici, ad esempio, come diceva Pino, degli invasi che possono essere anche artificiali? Hanno delle problematiche questi invasi, l'evaporazione è un elemento importante e quindi la tecnologia ci permette di far sì che ci possa essere una produzione energetica al servizio poi anche di queste attività, quindi promuovendo un miglior uso anche di questi invasi, perché l'evaporazione viene ridotta fortemente se poi viene collegata, diciamo, a queste tecnologie che adesso vedremo da questo punto di vista. Fotovoltaico flottante. Che cosa significa fotovoltaico flottante? Noi siamo abituati a metterlo a terra, a metterlo sui tetti, a metterlo sulle benzine auto. Beh, ci sono tecnologie ormai da oltre 10 anni che sono brevettate e adesso stanno diventando mass market, che permettono comunque di sfruttare quelli che sono gli invasi artificiali, gli invasi naturali, bacini idroelettrici e altre aree che normalmente non vengono sfruttate, come ad esempio le cave esauste. Ok, cioè ci sono delle aree che effettivamente sono valorizzabili in questo modo. Noi in Italia siamo stati fra i pionieri, infatti questi sono fra i primi impianti che sono stati realizzati
torno alcuni veramente nel lontano 2009, quindi in Italia abbiamo l'impianto di Imola da 500 kW, quindi molto, molto importante, quindi questi sono i sette impianti diciamo più antichi fatti con questa tecnologia, e la maggior parte li vedete sono addirittura in Italia. Quindi questi qui sono quelli storici, ecco, quindi questa è un'altra struttura che è quella diciamo che adesso è fra le più utilizzate, che è chiamata struttura Gable, e c'è una sorta di orientamento doppio est-ovest che fa sì che comunque i moduli possano occupare il meno spazio possibile senza autoombreggiarsi, quindi sono posizionati su queste zattere. Qui ci sono alcuni particolari costruttivi, ma vado un po' veloce. E un ottimo utilizzo è quello degli impianti idroelettrici, perché comunque già c'è un'infrastruttura elettrica che poi viene di connessione, che già viene sfruttata. Poi dopodiché questi sistemi permettono un pompaggio durante le ore del giorno, quindi io produco energia elettrica per far sì che le turbine portino verso l'invaso nella parte superiore l'acqua, che poi viene liberata la notte e quindi viene generata energia in time shifting, cioè dal momento in cui porto di giorno, poi la sera con la caduta a valle della condotta forzata riesco ad ottenere energia in questo modo. Quindi è un'applicazione sicuramente fra le più fruttuose da questo punto di vista. Poi abbiamo visto bacini artificiali di diverse dimensioni. Certo, l'impatto paesaggistico non è una cosa semplice poi da mitigare, quindi comunque tutto va contestualizzato. In alcuni casi, qui ci sono alcune cose, sempre il Suvereto in Germania, in alcuni casi c'è anche proprio un discorso di integrazione proprio all'interno dei sistemi industriali. Qui in questo caso ci sono anche esperienze in Cina per quanto riguarda gli allevamenti, ad esempio in questo caso la piscicoltura. Quindi vedete che in questo caso sono state create proprio delle palafitte per permettere la coltivazione nella parte sottostante. Questi sono progetti in Cina per addirittura 26 gigawatt installati, quindi sono una marea diciamo di strutture. Comunque dice, questa roba qui sembra un'alluvione, sembra che è stato distrutto tutto. No, è stato progettato in quel modo per integrare diciamo le loro attività agricole. E le ultime slide, questi sono i costi degli impianti a seconda dei diversi paesi, quindi è una tecnologia che offre diciamo alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Sicuramente gli svantaggi, li vediamo dopo, i vantaggi sono che sicuramente riducono moltissimo l'evaporazione, quindi ad esempio per ogni impianto... Le necessità primarie, ma l'ingegnere ci ha appena spiegato, peraltro questa è una conoscenza alla portata di tutti, che è un'altra grande esigenza dell'uomo, è quella energetica. E quindi in questo momento c'è un ventaglio di iniziative, perché alla ricerca di nuove fonti energetiche abbiamo visto tutta la produzione dei pannelli solari, la diffusione, ma anche la tipologia, la diversificazione dei pannelli solari che usano e consumano purtroppo il territorio agricolo, invece all'utilizzo delle aree residuali, che potrebbero anche essere quelle di copertura di bacini, di cave abbandonate, eccetera. Tutti. Buonasera e grazie anche al mio amico collega Edoardo, che mi ha dato questa possibilità di venire a illustrare questo progetto, che non è nato oggi, è nato circa 40 anni fa in Svizzera. In Svizzera sono stati un po' più intelligenti di noi. E che cosa hanno fatto questi svizzeri? Hanno copiato dal nostro corpo umano. Noi per sopravvivere che cosa facciamo? Ci cibiamo di alimenti, agricoltura, alimenti fatti dall'industria, ingurgitiamo il nostro corpo. Il nostro corpo ha un apparato digerente, digeriamo il prodotto che noi ingurgitiamo, e poi evacuiamo. Prima di evacuare, il nostro corpo che fa? Utilizza le energie necessarie per la sua sopravvivenza. Gli svizzeri hanno avuto questo intuito. Perché gli scarti agroalimentari li dobbiamo buttare come facciamo noi in Italia? Va bene? Li bruciamo addirittura, li spediamo chissà dove, invece di utilizzarli per realizzare, creare energia pulita, elettrica e termica. Allora si sono inventati un semplice
giusto? La sera hanno inventato i digestori, che sono dei containers, o dei containers, come vogliamo dirli, di grandezza 4x3x12, e quindi sono circa 144 metri cubi. Quattro di questi fanno 100 kW di energia, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Non abbiamo bisogno di riposo. Noi ogni settimana carichiamo uno di questi containers, che nello spazio del mese, quindi ogni 4 settimane, a ciclo continuo, questo che cosa fa? Digerisce il prodotto. Digerendo il prodotto crea gas metano. Il gas metano viene captato, portato a un cogeneratore che produce energia elettrica e termica. La settimana successiva ne carichiamo il secondo, e poi il terzo e poi il quarto, in modo che in un mese si ricomincia il ciclo, perché ha bisogno di un mese di essere digerito il prodotto. Perché noi sappiamo che tutto ciò che è prodotto agroalimentare, cioè il cosiddetto, noi lo chiamiamo umido, oppure lo chiamiamo quando si marcisce, diciamo, perde la sua caratteristica alimentare e produce nella sua decomposizione il gas. Dopodiché, che cosa succede? Queste macchine che producono il gas depurato vanno a finire nel nostro cogeneratore, che ha bisogno di raffreddamento, quindi ha bisogno di acqua che raffredda. È come la nostra macchina, c'è bisogno del radiatore per raffreddare il motore, e quindi quest'acqua di raffreddamento alla fine fuoriesce, la possiamo recuperare a circa 75-80 gradi e possiamo portarla nelle nostre abitazioni. Sapete che cosa significa questo? Significa che noi non abbiamo più bisogno della caldaia, che consuma gas, che inquina, che la dobbiamo comprare, che ogni 2 anni ormai la dobbiamo sostituire, che ha bisogno di manutenzione per riscaldarci. Noi invece con questo sistema, da teleriscaldamento, possiamo portare in giro per un quartiere a circa 10 km, perché ogni chilometro perde un grado l'acqua calda, per riscaldare le nostre abitazioni, avere l'acqua continua, calda, 24 ore su 24, eliminando così le caldaie, l'inquinamento dalle caldaie, il gas che non dobbiamo più pagarlo, perché noi alimentiamo adesso i paesi stranieri che ci forniscono il gas perché noi non ce l'abbiamo, e quindi abbiamo un guadagno triplo: risparmio del gas, risparmio del costo della caldaia, della manutenzione, eccetera, perché abbiamo l'acqua calda e abbiamo l'energia elettrica. Ecco qua. Grazie. Grazie Giovanni, grazie di cuore. Grazie a te. Grazie. Grazie. Signore, grazie. Grazie. Buonasera. Grazie per averci invitati a spiegare questa tecnologia che è estremamente interessante ed è ultra efficace. Vi voglio spiegare come funziona un sistema che intercetta i rifiuti. Il nostro sistema è composto da una serie di boe, se possiamo agevolare il filmato. È un sistema che è River. Sì, come avrete capito, il sistema volge a risolvere un grosso problema, cioè ci sono oltre 10 milioni di tonnellate di plastica, di macroplastica, che vanno a finire in mare, nei mari di tutto il mondo. E purtroppo tutto il mondo riversa nel mare è uno solo, e quindi alla fine ci facciamo del male noi stessi. La plastica poi si degrada, diventa microplastica nel tempo in mare, e col tempo diventa addirittura nanoplastica, e quindi si va a finire nel sangue e continua a piovere. Il sistema prevede una serie di boe disposte trasversalmente sul corso d'acqua. Queste boe galleggiano e allo stesso tempo ruotano grazie alla corrente dell'acqua. Infatti non utilizzano energia, ma sfruttano la corrente dell'acqua per la rotazione. Questo sistema, che è meccanico, quindi una soluzione estremamente efficace, è l'unica barriera intelligente, smart e modulare, che riesce a lavorare anche in casi in cui l'acqua, cioè la corrente, sia elevata. Ed è proprio per questo motivo, proprio perché
quando l'acqua è più veloce in caso di piena si ha il massimo trasferimento dei rifiuti in mare. Quindi ci voleva una barriera che fosse smart, che fosse in grado di lasciare passare le imbarcazioni, che avesse la prerogativa di non danneggiare la fauna, di non creare problemi a quelli che sono i sedimenti fluviali e allo stesso tempo di fare il suo lavoro nel massimo degli effetti. Abbiamo avuto la certificazione con l'Università di Palermo e riusciamo a intercettare per certi tipi di plastica praticamente il 100% di quello che arriva nel corso d'acqua. E questo è un brevetto italiano che vogliamo espandere nel mondo e quindi ecco perché siamo qui per parlarne, perché cerchiamo di farlo conoscere e soprattutto di installare. Abbiamo ricevuto alcuni importanti riconoscimenti, 2 bandi europei e tanti altri riconoscimenti perché la soluzione è estremamente efficace e piace. Noi vogliamo installarlo in tutti i corsi d'acqua e l'idea è proprio questa, installare una barriera efficace su ogni corso d'acqua, anche piccolo, anche cittadino, in modo che ognuno possa accorgersi di quello che è il rifiuto che passa e che va a finire in mare, perché se noi non lo fermiamo non ci accorgiamo di quanto materiale vada sversato. Quindi dalle immagini si riesce anche a capire come sia semplice il funzionamento, cioè la semplice rotazione della boa funziona come una catena di ingranaggi che sposta il detrito nel punto di raccolta, impedendo che vada a finire in mare per diventare veleno, ma allo stesso tempo portandolo a nuova vita perché possiamo riutilizzare la plastica per fare nuovi oggetti. La soluzione poi è stata sviluppata ulteriormente perché abbiamo previsto di avere delle soluzioni intelligenti che ci permettono non solo di elevare la barriera in caso di necessità o per la manutenzione che è automatica, ma anche ci permette di produrre energia perché grazie alla rotazione delle boe, giustamente, produciamo l'energia che ci serve per gestire l'impianto e allo stesso tempo l'eccesso lo possiamo dare alla rete cittadina. Un ulteriore passo che abbiamo fatto quest'anno, dopo il nostro ultimo incontro, è stato quello di sviluppare un sistema che intercetti addirittura la vegetazione e che decida se lasciare la vegetazione nel corso d'acqua, quindi nell'alveo fluviale, per dare nutrimento ai pesci, oppure, se del caso, rimuoverla. E questo è un esempio pratico di quello che facciamo prima di una presa d'acqua sulle dighe idroelettriche, cioè invece di far finire la vegetazione dentro alla grata delle dighe idroelettriche, che poi deve essere smaltita come rifiuto speciale, noi riusciamo a deviarlo nell'alveo e in questo modo non solo avere un risparmio economico, ma avere anche un beneficio per l'ambiente. Grazie. Allora, dicevo, l'ultimo intervento, prima della pericena, ci dirà delle cose interessantissime, quindi come faccio a dire, professoressa, cerchi di sintetizzare al massimo, perché è difficile sintetizzare le cose bellissime che lei ci vorrà raccontare. Andiamo ad affrontare quindi il tema inquinamento da microplastiche e autismo. E diciamo che da questo punto 20 anni a Firenze ci occupiamo dell'impatto che i prodotti rilasciati dalle plastiche possono avere sull'organismo e quindi nello scatenamento di patologie. Perché quando parliamo di plastica, in realtà dobbiamo definire la plastica è essenzialmente un polimero, ma ogni plastica è fatta da monomeri diversi, quindi da polimeri diversi. E ogni polimero, evidentemente, può rilasciare nell'ambiente molecole diverse. Quindi ritrovarli nell'ambiente in qualche maniera non permette ai clinici di poter valutare l'impatto sulla salute. Chiaramente l'impatto sulla salute viene anche dall'impatto di queste molecole sull'ambiente. All'epoca del Covid, sostanzialmente il packaging ha generato la maggior fonte di rifiuti a livello globale. 146 milioni di tonnellate che erano nel 2015 sono praticamente triplicate.
Quindi occorre anche ricordarsi che il packaging è quel tipo di diciamo contenitore che ha la più breve vita, e quindi tutti i settori dell'industria della plastica ne fanno un grande business, ma in ogni caso il problema dello smaltimento è enorme. Quando parliamo di microplastiche non parliamo di qualcosa di diverso dai polimeri di cui dicevamo prima, che dipendono dai monomeri che hanno dato i diversi prodotti. Semplicemente è diminuita la dimensione di queste plastiche, quindi minori di 1,5 mm. Si formano per abrasione e degradazione della GUQ e possono a quel punto risalire nella catena alimentare. Quindi sostanzialmente questa è la ragione per cui le microplastiche si ritrovano ovunque, a cominciare dall'acqua nel rubinetto, a continuare negli animali che evidentemente li ingurgitano, e quindi noi stessi a recuperarli. Ma il problema più grosso sono i contaminanti presenti nelle microplastiche come additivi, tipicamente prodotti organici idrofobici, che evidentemente contribuiscono all'impatto sulla salute. E poiché i livelli di queste microparticelle di plastica, particolarmente nell'acqua dolce, sono estremamente bassi, non vengono dalle agenzie che si devono occupare di dare dei limiti di legge considerati avere degli effetti deleteri sulla salute. Di conseguenza, nel momento in cui andiamo a valutare le differenze fra polimeri di origine fossile, originati da biomasse, biodegradabili, eccetera, quello di cui ci dobbiamo effettivamente occupare è di ciò che viene rilasciato nell'ambiente e che entra nell'organismo. Quindi il problema sostanzialmente è riuscire a capire quali sono questi additivi e prodotti organici inquinanti idrofobici che vanno a interferire con il nostro organismo, in particolare o con il sistema immunitario o, ancora più importante, con il sistema endocrino. Viene definito interferente endocrino, endocrine disruptor chemicals, quindi molecole chimiche, più di 100.000 molecole chimiche in commercio, e sostanzialmente non sono altro che prodotti chimici esogeni che a quel punto, entrando nell'organismo da soli o sinergicamente più di uno, cominciano a scatenare risposte aberranti che portano evidentemente allo scatenamento di patologie. Possono essere semplicemente tossici, addirittura alterare il DNA, quindi mutageneri, e quindi in qualche maniera assolutamente loro stessi mimare l'attività normale degli ormoni. Questi interferenti endocrini sono stati classificati in un grossissimo gruppo, che però non vuol dire niente, come non vuol dire niente plastica, bioplastica o microplastica. Quindi sostanzialmente il lavoro che i chimici devono fare è mettere ordine nelle miriadi di molecole che a un certo punto possono interferire con la salute umana e con anche l'introduzione nella catena alimentare, per poter imporre alla comunità europea di abbassare i limiti di legge o addirittura bandirli. E questo è il grosso problema. I primi risultati che vi mostrerò e che ci hanno portati poi a un progetto europeo, che è quello che attualmente stiamo portando avanti, non furono accettati inizialmente per la pubblicazione, nonostante gli editori avessero dato parere positivo, perché andavamo a disturbare l'industria della plastica. Detto questo, quali sono queste molecole che particolarmente nelle micro molto più corta e soprattutto con molto impatto? In particolare, durante le fasi fondamentali dello sviluppo, ci siamo riusciti a pubblicare i primi dati di correlazione con della presenza di questi metaboliti nelle malattie dello spettro autistico, e effettivamente abbiamo trovato
non solo un'incredibile correlazione, ma anche un'evoluzione della patologia con la presenza di questi metaboliti nelle urine. Questo studio condotto con i clinici di Siena ha portato effettivamente a una pietra miliare, nel senso che oggi cominciamo a dire effettivamente che la normativa europea pone un limite non solo a quegli ftalati originariamente utilizzati per ammorbidire la plastica, ma anche i loro metaboliti, con concentrazioni massime accettate dello 0,1% in peso. Lo studio dell'autismo iniziò soltanto perché nel 2005 ci cercò un gruppo tedesco dell'ospedale che si occupava di malattie professionali, che aveva notato che chi utilizzava, infermieri che utilizzavano materiale plastico che conteneva molti ftalati, sviluppava tutta una serie di patologie, di cui molte correlate al sistema immunitario. Per cui, come chimici sintetici, producemmo questi metaboliti e cominciamo a mettere a punto i metodi per poterli misurare tutti in maniera qualitativa e quantitativa. Successivamente, con il gruppo di Parma, nel 2014, abbiamo dimostrato che questi stessi metaboliti influiscono sulla resistenza insulinica, quindi inducono anche nei bambini obesità. Come dire che sicuramente ci possono essere fattori genetici che portano a sviluppare una patologia o un'altra, ma comunque sia, effettivamente, in questo modo dimostravamo che interferivano con lo sviluppo cerebrale e con lo sviluppo del sistema endocrino. E non semplicemente plastiche, bioplastiche, microplastiche, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, e correlare con la salute del bambino e quindi poter prevedere anche forme precocemente di autismo. In conclusione, le persone che hanno contribuito, i ragazzi dopo la pandemia, e per concludere il contributo comunque nostro come clinici di un corso di laurea triennale all'interno della scuola di economia di Sustainable Business for Societal Challenges, mirato a sviluppare dei nuovi modelli di business, contribuire allo sviluppo di nuove imprese, ma con un'attenzione particolare alle problematiche evidentemente ambientali, per cui non importa essere chimici per conoscere i problemi che queste molecole possono portare nell'organismo, ma è fondamentale che si cominci a fare ordine in quello che ci circonda. Grazie. Ringrazio tutti. Professoressa, io intanto le creo, lei ha fatto un'esposizione brillantissima, ma le creo immediatamente un contatto con una persona che avrà molto bisogno di lei e che io introduco immediatamente dopo di lei, facendo un piccolo strappo alla regola perché dovevamo andare alla pericena. Però Valeria Mangani, che vi presento, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, ci dice qualcosa a proposito, è quasi il prolungamento della sua brillantissima chiacchierata. In tre minuti ci dirà qualcosa che le interessa e poi resterete in contatto perché sicuramente nascerà qualche iniziativa comune. Prego Valeria. Grazie tantissimo, vi terrò veramente 5 minuti, anzi 3, solamente per dirvi che se vestite plastica, mangerete plastica. Questo sicuramente l'avrete capito con la professoressa. Pensate, la moda è il settore, secondo settore, più inquinante al mondo, dopo quello petrolifero. Perciò è un dato che non si può assolutamente non contemplare. Bisogna rendere consapevoli i consumatori, quello è questo, diciamo, è quello che facciamo noi con la Sustainable Fashion Innovation Society, che è ad oggi la più grande community europea di moda e design ecosostenibili, con più di 2000 iscritti,
e naturalmente gratuitamente perché è una no profit, però abbiamo una serie di servizi che diamo a tutte le aziende. Gli iscritti non sono persone, ma sono aziende e brand che da anni aiutiamo nella loro disruption, nella loro conversione di filiera. Ora, da gennaio 2024, queste leggi europee sulla responsabilità del produttore entreranno per legge in vigore, perciò tutte le aziende dovranno reintrodurre i loro scarti nella filiera. Questa è una buona cosa perché le plastiche che prima andavano, diciamo, sempre negli oceani a finire, no? Oppure le reti che vanno in fondo al fondale marino, vengono ripescate da virtuosissimi pescatori che grazie alla legge salvamare dall'anno scorso possono riportarle a bordo e vengono compattate nei porti e viene prodotto un poi filato. Perciò è un filato fatto da plastica riciclata, perché non è plastica prodotta nuova, perché l'importante è non produrre più queste, diciamo, nuove sostanze, ma usarne sempre di quelle che già si sono prodotte, perché questo è il tema, che non siamo più lineari ma diventiamo circolari nella nostra economia, è fondamentale questo. Per cui purtroppo tu sai che l'80% del tessile che viene prodotto a livello mondiale non è naturale come la tua bella lana, ma è acrilico. Acrilico vuol dire sintetico, sintetico vuol dire di plastica. Perciò la prossima volta che vi comprate un paio, pensateci, anzi pensate alla Sustainable Fashion Innovation Society, andate su internet e studiate, perché vi voglio consumatori consapevoli. Grazie. Valeria, grazie perché sei stata veramente di parola, ti ringrazio moltissimo e ti ringrazio anche in maniera interessata, perché io ho decine di quintali di lana ammucchiati nella mia azienda, che nessuno compra più perché la lana è diventata un prodotto che ormai va fuori mercato, e va fuori mercato per ciò che vi ha detto Valeria. Quindi evitate, cioè seguite il suo consiglio e magari qualcuno si affaccerà a comprare la lana, che è un prodotto che ha sempre coperto l'uomo in maniera naturale. Grazie. Allora Valeria, questa è di bambù. È fatta di bambù a nome del Rotary. Ci torna stasera. No, non è un pigiamino.